Sì, Perfetto. Perfetto. ok. Allora, voglio fare una precisazione. Allora, come alcuni di voi, molti di voi sono già stati ai precedenti webinar, quindi hanno già sentito un po' certe cose, magari sentiranno dei concetti di cui hanno già sentito parlare. Vi chiedo di avere un po' di pazienza, anche perché ci sono persone nuove che non hanno mai sentito parlare di tutto quello di cui parleremo e quindi siamo costretti a fare insomma un minimo di introduzione e di spiegazione di questo progetto, ancora prima della mappa della Reggia vera e propria, ma insomma da dove parte questo progetto, nuovo paradigma di società che vuole esprimere, eccetera. Quindi adesso io faccio una breve introduzione sui contenuti e il significato di questo progetto e anche due paroline proprio brevissime sulla storia di questo progetto e poi a un certo punto lascerò la parola a carissima Cinzia Valente che vi illustrerà la mappa della Reggia dei Sovrani. Ok? Allora, cominciamo. Mi sono presa un po' di appunti, scusate perché rischio poi di magari di dare per scontate delle cose e chi non ha mai parlare di questo nuovo paradigma rischierebbe di non capirci. Chiudete gentilmente i microfoni, grazie. Allora, da dove nasce questo progetto? Questo progetto io lo porto avanti da oltre 12 anni e la prima presentazione ufficiale che ho fatto è nel 2016 al Labirinto di Franco Maria Ricci. In cui ho anche poi presentato il mio libro Reinventare il mondo, e all'epoca il progetto si chiamava QK Project, da quanto cabalistico, e si parlava all'epoca di rete mondiale di villaggi. E adesso vedremo l'evoluzione di questo progetto. Allora, adesso vi faccio vedere brevemente qualche immagine. Questo è il labirinto di Franco Maria Ricci, dove abbiamo presentato per la prima volta questo progetto, luogo molto, molto particolare, molto speciale, il più grande labirinto del mondo, vedete, fatto di bambù. Ecco, faccio vedere rapidamente qualche immagine di quella che è stata la prima presentazione ufficiale. E poi, niente, il progetto ha avuto questa evoluzione da ecovillaggi, egovillaggi, geovillaggi alle regge dei sovrani. E questo penso sia finalmente il nome definitivo che abbiamo dato a questo progetto. E non a caso, perché questo nome veramente racchiude tutto il significato di questo cambiamento di paradigma. Scusate, ma sentite un rumore? Ok. Allora. Questo progetto, come abbiamo già detto più volte, vuole essere. Scusate per cortesia, chiudete i microfoni, veramente sento. Grazie. Allora, perché le regge dei sovrani? No, per cortesia, vi supplico, potete chiudere i microfoni? Grazie. Allora, dicevo, oggi si parla tanto di sovranità, sovranità politica delle nazioni, si parla sovranità, inteso di autodeterminazione, eccetera. Noi in questo progetto vogliamo dare questo termine un significato che si distingue un po' diverso da tutto ciò. E cosa significa questa parola, sovrani, sovranità? Allora, in una monarchia la sovranità appartiene a un uomo solo, il monarca. Mentre in una democrazia, scusate, in una democrazia si dice il popolo è sovrano. Vabbè, abbiamo visto questi 2 anni che era una barzelletta. Comunque, vabbè, teoricamente la democrazia dovrebbe essere la sovranità del popolo.
E c'è un nuovo mondo, un nuovo paradigma, sovrano è il singolo individuo, libero, indipendente ed autodeterminato. Quindi quelle caratteristiche che nel passato venivano attribuite ed erano caratteristiche esclusive di una sola persona, invece dovrebbero essere lo status quo, ecco, di ogni persona veramente libera e autodeterminata. Però adesso non mi voglio soffermare molto su questo, ho scritto libri, stiamo facendo la formazione, quindi veramente sono argomenti molto molto complessi, ricchi, profondi. Adesso accenno veramente brevemente con qualche parola, ecco, non mi soffermo su nessuno dei concetti, ok? Allora, cosa vuol dire questo passaggio fra i due mondi, dal vecchio mondo al nuovo mondo? Il passaggio dallo stato di dipendenti a quello di creatori, da sudditi a sovrani. Passaggio dalla schiavitù alla regalità. Dallo statuto di subalterni a quello di regnanti. Allora, adesso se posso definire in pochissime parole che cosa intendiamo per questo nuovo paradigma, potrei dire che è l'individuo il centro e il cuore e il fine della società. Cioè, mentre in passato e nel presente anche tuttora, ma questa è una cosa che va avanti da migliaia e migliaia di anni, viene sempre richiesta l'emulazione dell'individuo per la causa collettiva, per la causa comune, per la società, abbiamo visto questi due anni, per la salute pubblica. Insomma, ogni società, ogni forma di potere, ogni religione, nel corso dei secoli, dei millenni, ha sempre chiesto l'emulazione, il sacrificio dell'individuo per la causa comune, per la causa collettiva, per gli altri. Ecco qui il primo ribaltamento che viene fatto nel nuovo paradigma è che invece il singolo individuo è il fine stesso della società, della collettività. Cioè la collettività è finalizzata alla realizzazione, l'espressione piena del singolo individuo, di ogni singolo individuo. Quindi è già il primo ribaltamento. Allora, anche qui adesso faccio un breve accenno, questi concetti, chi mi segue da tanto tempo, chi ha letto i libri, chi sta facendo la formazione, vabbè, ha già approfondito questi concetti, però per chi appunto è la prima volta che si collega, faccio un breve accenno. Allora, nella Kabbalah ebraica, la Kabbalah soprattutto di Arizal e di Ramchal, che sono i due più grandi kabbalisti della storia, Ramchal, fra l'altro cabalista italiano, ecco, ci tengo, di Padova, ci dicono da secoli che praticamente esistono tre forme archetipe, tre modelli archetipi. E noi nella storia abbiamo sempre e solo espresso, ripetuto in maniera quasi direi ossessiva fino ad oggi, i primi due archetipi. Allora, il primo archetipo che noi vediamo sempre ovunque è quello della piramide gerarchica, quella che va dall'alto verso il basso. E sulla gerarchia, sulla piramide, noi abbiamo modellato qualsiasi realtà di gruppo, qualsiasi, a cominciare dalle religioni, ma anche l'organizzazione dei governi, del potere. Ma questo in tutte le forme, cioè dalla monarchia alla democrazia stessa, un ufficio, un'azienda, un ospedale, una scuola, qualsiasi realtà, ma anche una piccolissima società, viene sempre costruita sulla piramide, cioè uno sopra l'altro, vedete, questa è l'immagine archetipa che ci presenta la Kabbalah, una sopra l'altro, praticamente c'è uno che sta in alto e via via sotto verso la base con un concatenamento di autorità imposta con la forza. Questo è il modello su cui noi continuiamo tuttora a modellare qualsiasi realtà di gruppo. Poi c'è quest'altro secondo modello archetipale che noi anche continuiamo in maniera ossessiva a ripetere sempre comunque, quello dell'omologazione.
in cui, ecco, come vedete in questa forma archetipale, il cerchio, quindi si passa dalla piramide al cerchio, queste due forme sono sempre interconnesse, in cui vedete qui le luci sono mescolate in un unico recipiente, in un'unica sfera, quindi sono completamente mescolate, indistinte. E questo è l'altro archetipo su cui noi modelliamo tutte le nostre relazioni di gruppo, qualsiasi cosa, qualsiasi legge, qualsiasi norma, tutto ciò che regolamenta la vita sociale è sempre modellato su questo archetipo dell'omologazione. La Kabbalah, e questo da migliaia di anni, però ci indica anche il modello archetipale, che è quello, diciamo, di un mondo rettificato, a cui non siamo ancora arrivati, ed è quello della rete frattale, cioè praticamente il superamento di queste vecchie forme archetipali verso quella della rete frattale. Ecco, qui vedete che le sfere sono messe a rete, distribuite su tre colonne, e sono quindi collegate con canali di connessione, che sono, vabbè, le lettere, adesso non approfondiamo. Questa forma archetipale rappresenta il nuovo paradigma. E quello che io sto portando avanti, ad esempio, è la comprensione di questo modello archetipale della rete, che poi, fra l'altro, indirettamente con il web e l'era di internet, noi, nostro malgrado, siamo entrati dentro questo paradigma. E ci siamo entrati anche con la fisica quantica, con la legge della relatività, eccetera, diciamo, con le nuove scoperte scientifiche, vanno veramente a rivelare queste leggi eterne che ci sono nella creazione, che sono, si possono essere sintetizzate appunto nella rete, una rete di connessioni. L'universo è una rete di connessioni ed è una rete frattale, cioè frattale si intende che nel piccolo, in qualche modo, si riproduce l'intero. Allora, su questa forma archetipale è stata, anche la base non solo per reinventare il modo di interagire all'interno della vita sociale, quindi di ripensare tutto, e questo è quello che stiamo approfondendo soprattutto nei corsi di formazione, ma anche questa forma archetipale che vedete, che si chiama l'albero della vita, ci è servita anche poi da base per la progettazione della reggia prototipale, la reggia di sovrano. Allora, non mi soffermo molto su questo simbolo, perché veramente ci sarebbe da dire tantissimo, però qualche cosina piccola ve la dico. Allora, l'albero della vita è praticamente la forma archetipale del corpo umano, che viene considerato praticamente l'incontro fra il micro e il macrocosmo, ed è la sintesi dell'intero universo. Questo c'è in tutte le scuole antiche, questi concetti non sono solo nella Kabbalah, si trovano in tantissime altre sapienze antiche, però la Kabbalah ci ha dato proprio anche una vera e propria forma archetipale, questa. E allora, vedete, le prime tre sfere superiori sono i due emisferi del cervello, poi le altre due sono le braccia, quella centrale è, diciamo, il tronco, ci sono le due gambe, e poi le ultime due sfere, adesso magari se riesco con... no, non riesco. Le ultime due sfere rappresentano invece le due parti genitali, del maschile e del femminile, il maschile sopra e il femminile sotto. E su questa forma noi abbiamo cominciato a lavorare anche, ecco, sulla nostra reggia. Questo è stato uno dei primissimi schizzi che avevo realizzato tanti anni fa, ecco, in cui pensavo di creare un villaggio proprio su questa forma, che poi non è semplicemente una forma estetica, perché anche poi, come vi spiegheremo più avanti, c'è proprio voler dare la forma al contenuto, cioè questa forma poi si esprime anche nel modo in cui si relaziona alla vita sociale all'interno della reggia. Ecco, questi sono i primi schizzi che avevo fatto, ma veramente proprio degli scarabocchi, vabbè, però già cominciavo a pensare a un villaggio che avesse questa forma e in cui ogni sfera avesse un senso particolare. Poi questi sono stati degli altri schizzi che avevo fatto, in cui, vedete, c'erano le sfere che erano le zone abitative, poi c'era in alto un centro multifunzionale, eccetera. Questi sono
stata un po' la partenza da cui abbiamo cominciato a lavorare in Cinzia. Adesso vi voglio far vedere alcune immagini che ho preso, che mi servono più che altro per spiegare dei concetti. Visto che ancora noi non abbiamo completato il progetto architettonico e poi, come ben sapete, l'intenzione è quella di fare proprio un video in 3D, quindi un rendering in cui si vedano veramente tutti i luoghi. Adesso siamo soltanto all'inizio della progettazione, quindi vi faccio vedere alcune immagini per cercare di comunicarvi, insomma, come è stata la creazione, ecco, di questa mappa. Allora, io cercavo delle terrazze perché fin dall'inizio avevo in mente di fare la prima reggia prototipale su una specie di altipiano, comunque con un po' in rilievo, quindi in cui le sfere andassero dall'alto verso il basso. E quindi ho cercato immagini di terrazze, ho trovato quelle che più mi sembravano vicine a quello che volevo realizzare, queste che si trovano nel Vietnam. Queste qui sono terrazze tipiche, ecco, vedete. Quindi siamo un pochino partiti da queste immagini, vedete qua, ecco, queste sono forme organiche, vedete, non ci sono righe, non ci sono spigoli, non ci sono rettangoli, quadrati, forme geometriche, anche perché, come dice Nietzsche, come hanno detto anche altri, vedete il microfono, grazie, in natura non esiste una linea retta, come non esiste un cerchio perfetto in natura, e non esiste uno spigolo retto. Quindi già fin dall'inizio avevamo chiaro che volevamo sicuramente fare utilizzo perlomeno dell'architettura organica e di riprendere le forme della natura. Quindi, queste sono le immagini, diciamo, più vicine a quello che volevo esprimere. Vedete anche qui, ecco. Ecco, la reggia avrà un po' questo tipo di disposizione, diciamo, su vari piani. Ecco, come vedete anche qua ci sono delle sfere in alto. Ecco, qui ve ne faccio vedere ancora, in modo che poi dopo, quando vedrete, avrete forse un pochino più chiaro di cosa parliamo. Poi, vabbè, qui faccio vedere alcune immagini così prese qua e là, molto significative, per vedere anche quello che sta succedendo nel mondo a livello di progettazione, di bioarchitettura, di architettura organica, dove effettivamente sempre di più c'è il superamento di queste forme rigide, che sono sono una semplificazione del nostro cervello, ma che non esistono effettivamente in natura. Poi, ecco, ci sono cattedrali verdi un po' che stanno nascendo, che c'è questa idea proprio di cattedrale che recupera la forma della cattedrale antica, ma anche proprio quella della natura, degli alberi. E poi un'altra cosa, diciamo così, da cui partire, sono un po' la tradizione dei giardini che abbiamo nella cultura occidentale soprattutto. Abbiamo giardini spettacolari in tutta Europa, in Italia, in Francia, in Inghilterra, un po' ovunque, insomma. E c'è questa cultura del giardino, di queste forme, di questo, in cui l'uomo prende la natura per abbellire i suoi luoghi, cioè utilizza la natura stessa, ma allo stesso tempo con la natura ne fa qualcosa d'altro, cioè quasi, come posso dire, un abbellimento quasi della natura stessa. E penso che questo è sicuramente un aspetto della nostra cultura in cui noi vogliamo agganciarci, cioè proprio ricollegarci alle nostre radici culturali, in questo senso il recupero di tutto quello che è stata la bellezza, perché soprattutto noi italiani abbiamo avuto questa funzione storica di essere veramente gli autori della bellezza. Quindi non possiamo, come dire, fare meno di quello che hanno fatto i nostri antenati.
Allora, l'abbiamo chiamato noi questo tipo di architettura, architettura biosimbiotica, perché adesso non vi faccio vedere, ve l'avevo fatto vedere altre volte che era già stato, vi avevo fatto vedere delle immagini di interni. Qui ho preso delle immagini semplicemente così, in cui così, che parlano un po' da sé. Ecco. Perché biosimbiotica? Perché praticamente l'idea è questa, che non c'è più un dentro, un fuori, cioè la natura e il luogo abitativo dell'uomo si compenetrano, la natura non è più solo fuori ma anche dentro, parte dell'edificio stesso. E come vedete, anche ad esempio qua, una cosa che abbiamo ripreso per questa progettazione, quella dell'ipogeo, vabbè, che è diventata famosa con gli Hobbit, no? Vedete questa casette sottoterra così. Però è una modalità di costruzione che si sta diffondendo moltissimo nel mondo. Ecco, vedete, ci sono tantissimi esempi di case costruite all'interno della terra, così in completa armonia con la natura. Quindi noi anche siamo partiti un po' da questa idea per la progettazione, adesso vedrete più avanti. Questi sono tentativi recenti, ecco, di costruire le case. Ecco, vedete, in completa simbiosi con l'ambiente circostante. Questo qui è uno scarabocchio che ho fatto io, proprio uno scarabocchio, in cui tentavo di vedere come poteva essere lo sviluppo dei piani della Reggia. Utopia. Dopo vi dico qualcosa, adesso vi faccio vedere solo qualche immagine e poi mi soffermo un attimo sul contenuto. Allora, molti adesso quando cominceremo a parlare, Cinzia ci parlerà della mappa della Reggia, potrebbero dire ma che esagerate, ma che progetto utopico, che difficile. E volevo farvi presente almeno due realtà, ma molte altre. Auroville, che vedete qui, e anche il Tempio Bai che c'è qui in Israele, penso che l'avete conosciuto, vedete. Ecco, questi due luoghi che sono incredibili, entrambi sono... Come hanno avuto inizio? Da niente, da un'idea. Sia Meher e sia Abdul Baha, il fondatore della religione Bahai, non avevano un euro. Eppure avevano una visione ben chiara, hanno realizzato questi due luoghi veramente spettacolari, incredibili, con zero risorse. Eppure addirittura Abdul Baha arrivò sul Monte Carmelo e disse: ecco, su questo terreno sorgerà il tempio, eccetera. E poi per le situazioni veramente incredibili, delle cose veramente straordinarie, sono arrivate delle persone, sono arrivate delle donazioni, di qualità, e quel luogo e si è realizzato. La stessa cosa a Auroville. Auroville è stata costruita nel tempo. È stata quasi costruita in gran parte da volontari e dagli stessi abitanti, gli aurovigliani, e sono miracoli che sembravano utopici anche per quelli che erano vicino a questi visionari, eppure vediamo che le hanno realizzate. Quindi a noi non sembra un'utopia, perché appunto cose veramente incredibili e spettacolari sono state comunque fatte lo stesso, anche partendo da dove stiamo partendo noi, cioè da zero. Volevo mostrarvi questa immagine dall'alto di queste terrazze del Tempio Bai, perché riflettevo che in qualche modo riproducono la forma archetipale della gerarchia, quella della Kabbalah, cioè in cui le sfere sono una sopra l'altra. Mentre, come vedrete adesso, come vi parlerà Cinzia, invece no, sto sull'albero della vita, sulle tre colonne. Allora, dico un'altra cosa, poi lascio la parola a Cinzia, non voglio dilungarmi troppo. Volevo cominciare con questo. Quando abbiamo cominciato a lavorare con Cinzia, gli ho detto: guarda, io vorrei che cominciassimo a elaborare la Reggia dei Sovrani a partire da due cose. C'è il posto che noi diamo nel nuovo mondo alla vita e alla morte. Cioè, noi non possiamo pensare di creare un mondo nuovo, diverso, un nuovo paradigma di società, se non cambiamo completamente la visione della nascita e della morte.
E quindi gli ho detto fin dall'inizio, ho detto, guarda, sento che la cosa più importante che noi dobbiamo, da cui dobbiamo cominciare, è dalla nascita, quindi da dove nascono i bambini, la sala parto, e il posto che diamo alla morte. E confrontandoci alla fine abbiamo capito che questo è proprio l'inizio del ribaltamento del paradigma della società. Tanto è vero che, come vedrete fra un po', l'ingresso stesso, l'inizio, diciamo, della Reggia è il giardino delle anime, è un'enorme sala parto, che è un luogo spettacolare, una cosa che non solo dà dignità al, diciamo, al nascere, ma perché soprattutto, forse essendo donne, capiamo che un essere umano è diverso da come vive sua madre, sia la gravidanza e la nascita stessa. Quindi, se noi riusciamo a cambiare questo, la vita degli esseri umani cambia già dall'inizio, l'ingresso nel mondo è diverso. Se quel momento lì non soltanto diventa sacro, ma proprio viene vissuto in una compresa di simbiosi con la natura, in una maniera degna appunto della nostra regalità, della nostra dignità di emanazione divina. Quindi abbiamo voluto iniziare proprio la Reggia con un luogo, io direi, glorioso, proprio meraviglioso e spettacolare per il parto. E nello stesso luogo il giardino delle anime, cioè significa il luogo dove verranno poi praticamente sepolte le persone, i sovrani che sono passati dall'altra parte. Quindi l'ingresso è la porta delle anime da questo all'altro mondo, cioè le anime che arrivano e le anime che partono. E abbiamo fin dall'inizio capito che la morte deve essere integrata alla vita. Cioè, nella nostra società, cos'è la morte? È un tabù. Abbiamo visto questi 2 anni il terrore che le persone hanno di morire. Le persone preferiscono fare una vita da morti per la paura di morire, no? Piuttosto che vivere il rischio della vita. E infatti vediamo che le nostre società, nelle nostre città, dove la morte è relegata in un luogo lontano dall'abitato, in un cimitero chiuso, in un luogo spesso lugubre, veramente brutto. Vabbè, ci sono anche dei cimiteri bellini con delle belle sculture, però diciamo che l'idea che noi ci portiamo avanti da millenni, da generazioni in generazioni, è un'idea terrificante della morte. Quindi abbiamo capito che se non cambiamo questo, anche tutto il resto lascia il tempo che trova. E quindi abbiamo cominciato da qui, da questo. E abbiamo pensato che vogliamo cambiare tutto anche, non, del rapporto con la morte, e non solo nel luogo fisico appunto dove ci sono, dove le persone vengono sepolte, ma anche proprio la celebrazione della morte come il compimento della propria unicità in questo mondo. Cioè, insomma, adesso vabbè, non voglio troppo soffermarmi su questo perché ci sono tante cose di cui parlare, però ci tenevo a dire che siamo partiti da qui, e questo è solo l'inizio, perché poi il modello di società è tutto fondato su un nuovo paradigma, quindi non c'è più la struttura piramidale, non esiste più il leader, non esiste più il presidente, quello che comanda, c'è la struttura rete e l'individuo, quindi ognuno è praticamente deve raggiungere il massimo della sua unicità, specificità in questo mondo. E adesso l'approfondimento di questo io ve lo rimando a un'altra sede, in un altro momento, perché questa sera vogliamo approfondire invece proprio il progetto della Reggia. Allora, io concludo un attimo le mie slide e poi lascio la parola a Cinzia. Transizione fra i mondi. Qui metto alcune frasi chiave di che cos'è il nuovo mondo praticamente. L'unica legge è la libertà. Passaggio dalla gerarchia alla rete frattale, passaggio dall'uniformità all'omologazione alla biodiversità, dalla sudditanza alla sovranità, dalla maggioranza alla competenza, dalla moneta alle risorse, dall'ordine all'entropia,
nel passaggio dall'uguale per tutti al diverso per ciascuno. Ok, allora Cinzia, io ti lascerei la parola. Ci sei? Eccomi. Allora, un attimo che chiudo le slide. Ecco. Ok. Grazie. Io apro la mia condivisione. Anche se... okay. Vedete? Sì. Ok, grazie mille. Perfetto. Allora, potete immaginare lo shock quando Dea mi ha parlato di questo progetto per la prima volta. A parte l'entusiasmo che subito si è mosso di fondo, però chiaramente mi è sembrato un progetto meraviglioso quanto impegnativo. Impegnativo perché parte proprio da tutto un altro presupposto, cioè qui abbiamo dei contenuti incredibili, veramente rivoluzionari, veramente che esprimono la possibilità di un nuovo mondo e li dobbiamo trasformare in un posto dove vivere. Quindi mi era capitato già di pensare a dei villaggi, ma sempre in base semplicemente al discorso di essere uomo in armonia con la natura e senza rinunciare alla tecnologia, perché su questo per fortuna ci siamo trovate subito d'accordo io e Dea, del fatto che se siamo arrivati fino a questo punto e abbiamo tutte queste possibilità, anche tecnologiche adesso, non possiamo tornare indietro, ma dobbiamo utilizzarle bene, utilizzarle a disposizione dell'uomo e della natura in modo sano. E come ci ha meravigliosamente spiegato Paolo Renati, che saluto e ho visto che è entrato poco fa, la differenza sostanziale che dobbiamo imparare, di cui cioè, vogliamo sempre tener conto, è quella se l'azione che stiamo facendo è verso la vita o no, o è verso la morte. Ed è chiaro che ci vuole un discernimento incredibile per riuscire a capire veramente se quello che stiamo facendo va in una direzione o nell'altra, perché siamo influenzati da delle basi ideologiche e scientifiche che hanno un po' perso di vista la centralità della natura e della rete che ci lega alla natura. Quindi su questo argomento ovviamente merita un approfondimento incredibile che mi invito a fare, e ci sono dei bellissimi video già a disposizione su questo, ma quello appunto che volevamo fare in questo luogo è quello di mettere insieme, di creare un equilibrio veramente armonico tra l'uomo, la natura, perché l'uomo non è proprio parte della natura, si è quantomeno allontanato molto, non sarebbe quasi più in grado di vivere in uno stato di natura, e la tecnologia come una risorsa che abbiamo finalmente acquisito e possiamo utilizzarla invece a servizio. Va bene, l'altra cosa incredibile che mi ha prospettato appunto Dea era quella di fare questo villaggio con forme assolutamente morbide e naturali, ma seguendo lo schema dell'albero della vita, che se l'avete visto fino adesso, è comunque fatto di linee e di cerchi e anche in un certo rapporto tra loro. Quindi è stata sicuramente una bella sfida. E questi 3 mesi in realtà abbiamo lavorato soprattutto a quello, cioè a mettere insieme delle forme naturali con questo archetipo che volevamo che risaltasse in tutta la sua importanza, perché come voi sapete gli archetipi sono delle forme energetiche e quindi volevamo che informassero, potessero dare la loro energia a questo luogo. Per chi mi conosce sa che io mi occupo di progettazione aurea ormai da tanti anni, cioè cosa faccio? Cerco di imitare la natura, è decisamente molto semplice, però molti usano la proporzione aurea e di questo sono contenta, che è quella forma, quella proporzione che troviamo sia nell'uomo che negli ambienti naturali, che nelle cellule, in qualunque parte vogliamo analizzare della natura.
ma spesso poi le traduciamo in forme rigide, geometriche, perché non osserviamo abbastanza sostanzialmente. Invece, va bene, qui abbiamo due esempi ovviamente di case costruite trasformando chiaramente materiali naturali, perfettamente auree. E se voi fate caso, tutto ciò che alcuni animali che costruiscono fanno sono assolutamente funzionali, esattamente esposte nel modo perfetto per permettere la vita di questi animali. Noi cosa facciamo? L'uomo appunto si è allontanato dalla natura, ma si è allontanato al punto da riuscire a costruire delle cose che non hanno proprio più niente di naturale. E mentre noi siamo fatti il rapporto aureo con queste proporzioni, ci costruiamo intorno a delle cose che hanno delle pareti rigide, dei materiali freddi, degli spigoli. Non è sempre stato così, ovviamente, negli ultimi 100 anni che siamo diventati, ci siamo allontanati così tanto, però pian piano vogliamo recuperare questo, e questo progetto nascerà totalmente in sezione aurea, appunto osservata e rubata alla natura, proprio per provare a sentire la differenza che c'è tra, so che si dice adesso sartoriale anche per l'architettura, ma voi potete immaginare la differenza di un abito cucito addosso con le proprie misure e una scatola di plastica. Non è un abito comprato in un negozio qualsiasi, è proprio una scatola di plastica. Noi stiamo vivendo in scatole artificiali che non hanno niente a che fare con noi. Invece ci sono studi che ci spiegano anche come il passo nostro, il battito cardiaco, non solo le proporzioni, ma proprio come le nostre funzioni si muovono e possono muoversi grazie alla proporzione aurea. Quindi, chiusa questa premessa, andiamo alla reggia. Come vi ha già mostrato Dea, c'è questo albero che ci guida. Abbiamo deciso di orientarlo in modo verticale, cioè seguendo la sua struttura longitudinale da nord a sud, mantenendo a sud chiaramente la parte più bassa, visto che abbiamo deciso di immaginarlo su una collina. Qualcuno mi ha chiesto, ma come fate a progettare un villaggio, una reggia, una struttura senza avere prima il terreno? Avevamo talmente tanti contenuti, talmente tante cose da far combaciare che per ora è andata benissimo così. Poi sicuramente abbiamo pensato a qualcosa che sarà ovviamente adattabile, e sarà bello anche quello poterlo adattare poi al terreno. Quindi il piano inclinato, questi sono dei disegni di idea che mi ha fornito per farmi capire come voleva che salisse questa struttura. E questa è la prima griglia che sono riuscita a fare, una griglia aurea, in questo caso un rombo, che potesse contenere e interagire in modo, diciamo, funzionale con questi tre bracci, questi canali e le sfere che rappresentano le Sephirot. Qui in piccolino vedete un primo movimento dei flussi che riescono a generarsi da questa forma geometrica, perché chiaramente la forma geometrica noi la usiamo come costruzione per poter tirare fuori le forme morbide della natura con una certa proporzione, mantenendo la proporzione. Allora, abbiamo deciso di utilizzare questa maglia radiante. Cosa intendiamo? Visto che ci sembrava abbastanza riduttivo alla fine, quando abbiamo iniziato a pensare quante persone potessero essere veramente interessate a questo posto, a questo luogo, e creare un progetto così grande, così bello, doveva avere la possibilità di ospitare veramente tante persone, di farle confluire. Allora abbiamo costruito per ogni sefira una maglia radiante, in modo come per espandere il suo raggio d'azione. E il disegno è assolutamente questo che conoscerete benissimo, in cui ogni semino che si forma nel girasole ha la stessa energia, cioè riesce a formarsi e alla fine essere quasi identico, perché di natura non c'è niente di identico, perché proprio immaginiamo che queste spirali possano portare quella forma energetica a tutto questo territorio, insomma, questo spazio. E così abbiamo usato questo disegno appunto
pensando al centro con queste Sefirot e poi la sua espansione. Abbiamo deciso, questa è la nostra tavola di lavoro, sono 2 metri quadri di disegno, che avete visto anche nella foto di rappresentazione, e sarebbe questa prima tavola in cui abbiamo proprio iniziato a tirare tutte le linee morbide e vedere, fare le maxi aree della reggia. Andiamo avanti. Questo è un modellino che per cercare di capire come potevano funzionare i piani inclinati. Come vedete c'è molto fai da te e aspettiamo con piacere chi verrà dopo e ci aiuterà con il 3D e renderà tutto più evidente, più possibile. Allora, ecco qua la nostra mappa. Questa mappa, come vedrete, appunto abbiamo mantenuto la forma dell'albero della vita e l'abbiamo anche riproposto a nord in una forma frattale, ma sempre in proporzione aurea, scalandolo via via in proporzione aurea, perché ci servirà poi per il percorso dell'acqua, che oggi forse accenneremo. Ma chiaramente tutti gli elementi saranno fondamentali, gli elementi naturali, quindi anche all'acqua in questo posto daremo moltissima importanza. Abbiamo immaginato un terreno grande, non solo chiaramente per tutte le persone che vorremmo che potessero venire e confluire in questo grande progetto, ma anche perché avrete notato come, proprio nel tempo che ci ha fatto vedere Dea, come stride quando intorno a un luogo così magico, così di elevazione, così inglobato anche dalla natura, poi sorgano dei palazzi qualsiasi, sempre per l'intelligenza umana e non naturale che ci guida. Quindi abbiamo pensato di preservare, di tenere per noi in questo momento 172 ettari. Allora, cosa facciamo con queste 10 Sefirot? Le prime ne avremo, come vi ha spiegato brevemente Dea, abbiamo i 2 bracci laterali e il braccio centrale. Questi 2 bracci laterali abbiamo pensato di creare delle cupole geodetiche e far sì che possano essere esperienziali, quindi manterranno, proporranno delle caratteristiche proprio dell'emanazione energetica di quel punto, per quale adesso non sono io che ve ne posso parlare, ma sicuramente se Dea avrà tempo, voglia o anche in un'altra occasione potrà spiegarvi ogni punto cosa sarà. Però ci interessava che queste 6 sfere potessero rimanere esperienziali, anche perché francamente essendo dei punti energetici che condizioneranno poi tutto il territorio, vorremmo che rimanessero un po' preservate, ad esempio, dalla lite che può venire con il figlio perché non ha fatto qualcosa, col marito, o qualunque altra cosa. Quindi li lasciamo semplicemente alla loro informazione principale energetica. Quindi queste 6. Per chi non lo sapesse, le cupole geodetiche sono delle cupole che in questo momento stanno andando anche molto di moda perché si è riscoperta questa forma a base di esagoni e pentagoni come pallone da calcio, che è una forma particolarmente funzionale dal punto di vista anche strutturale, quindi basta una struttura abbastanza leggera per poter permettere a questa forma di resistere e di essere addirittura quasi elastica, essendo una delle più, diventando una delle migliori anche in zone sismiche. Quindi abbiamo immaginato, queste ovviamente sono tutte le immagini che vedrete di cose costruite, sono evocative, basta, non sono progetti miei assolutamente. Li ho presi tanto per mettere insieme delle immagini e poter, come ha fatto anche Dea, cercare di rendere più evidente questo progetto, perché per ora siamo veramente solo alla mappa e a una quantità di idee incredibili che però pian piano stiamo facendo venire a terra. Allora, invece le Sefirot centrali cosa ci riservano? Saranno quelle che attraverso cui scorrerà l'acqua principalmente, ma saranno quelle dei punti, diciamo più, forse preziosi non è il termine adatto, però in questo momento mi sembra il migliore. La parte bassa, abbiamo detto che questo è sud, cioè
la parte bassa è a sud, è la zona in cui si arriverà, e tutta questa parte che vedete con un retino differente è la zona dedicata al, sì, la vasca delle anime, ma anche tutto quella funzione di prendersi cura delle persone che hanno bisogno, quindi diciamo quello che adesso può essere considerato un pronto soccorso, anche se chiaramente sarà tutto in un altro modo, però sia per le puerpere che potrebbero avere bisogno, sia per i bambini appena nati, ma anche per tutti quelli che vivendo nel villaggio o che anche venendo da fuori hanno bisogno di un intervento anche semplice, perché magari sono caduti, si sono rotti un piede, quindi terremo conto anche di questo. La cosa magica ovviamente non è questa, ma è il rapporto che c'è tra questa primissima e quella sopra, che rappresentano il maschile e il femminile, al quale Dea veramente ha dedicato tantissimo, e saranno delle strutture che si integrano in una maniera sorprendente per cercare di riportare al centro questo aspetto fondamentale della nascita, grazie a un atto d'amore, della valorizzazione della parte maschile di ognuno di noi e della parte femminile, di come farli interagire in un modo veramente regale, in un modo che abbiamo un po' perso. Ascoltaci, questo argomento, sì. Magari dopo facciamo poi dopo una zoomata su queste cose, ne parliamo un più, sì. Sì, sì, scusa, mi sono lasciata prendere perché mi emoziona molto. No, vorrei dopo riprendere il discorso del maschile e del femminile, dopo quando sì, facciamo. Va bene, così facciamo. Allora vado velocissima, così vediamo di cosa stiamo parlando. Invece tutta la parte superiore è quella che vogliamo dedicare proprio allo studio, alla ricerca, alla conoscenza. E la parte più a nord del tutto sarà quella per noi fondamentale, che è dedicata ai laboratori di ricerca, perché ovviamente siamo in cammino. Allora, questa qui è un'immagine presa, non sarà così, ma l'idea che noi stiamo pensando veramente a delle cose in grandi, meravigliose, che ci permettano di sognare, e tutta questa parte qui avrà un'importanza molto 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 forte, e sarà importante anche questa interazione, come diceva Dea, dell'ambiente che riesce a essere sia esterno che interno, cercare di portare la vita anche dentro, che così ci aiuta a mantenere un'energia particolare all'interno delle nostre strutture. Questo è solo un esempio. Percorsi d'acqua, come dicevamo, che andranno da nord a sud, con queste cascate che si getteranno di volta in volta nel gradino sottostante, come avete visto, che sarà tutto a terrazze. Acqua che sarà chiaramente raccolta, l'acqua piovana, acqua sorgiva, se riusciremo ad averla, ma sarà ovviamente non sprecata mai, perché l'importanza, questo elemento prezioso naturale ovviamente sarà fondamentale. Allora, qui ho diviso la mappa per mettere in evidenza le zone a cui abbiamo pensato di dare dei requisiti particolari. Queste in verde più scuro, vedete quelle dedicate alla permacultura, e invece quel verde un pochino più grigino rappresentano dei giardini edibili, cioè dei giardini con alberi da frutta principalmente, e frutta e verdure che si possono praticamente cogliere e mangiare direttamente. E ci piaceva l'idea di metterne questa bella sorrisone a sud, in modo che qualunque ospite arrivi nella reggia possa già arrivare e staccarsi un frutto se è pronto, o mangiarsi una verdura, cioè iniziare già a assaporare, a sentire quello che questa reggia propone. Queste sono le immagini a cui ci siamo ispirati, che avete visto anche con Dea. Allora, un prestito reso in fretta. In rosso vedete tutte le aree abitative. Abbiamo immaginato in questo momento 12 ettari di zone dedicate alle abitazioni, che saranno tutte ovviamente appartamenti, ognuno col suo giardino privato. E
scaviamo e quindi per un po' rubiamo quello spazio, ma ci riproponiamo di restituirlo in fretta alla natura, nel senso di ricoprire tutti questi gradoni di verde reale, quindi non solo quello estensibile, ma lasciando un bello strato di terra e radici, in modo che possiamo avere la vita anche sopra e appunto non togliere verde allo spazio che ci ospiterà. Questi sono degli esempi di strutture ipogee. Nella foto in basso a sinistra potete notare come la casa, appunto la struttura, si sviluppa all'interno tra la terra e sopra viene completamente rivestita, e quindi quella fettina di spazio che andiamo a rubare, tra virgolette, poi lo restituiamo sopra e cerchiamo di convivere con la natura nella maniera più simbiotica possibile. Ci sono delle strutture adesso meravigliose, ipogee. Noi chiaramente vogliamo fare un passo ancora avanti per poter fare addirittura uno spazio così grande. Al centro della reggia abbiamo immaginato un parco bosco, e quindi ci saranno 11 ettari. In questo momento abbiamo selezionato 11 ettari di bosco all'interno, proprio come cuore pulsante. Infatti quella sefira che rappresenta, dove viene posizionato questo cuore, è anche quello che nel corpo umano, correggimi se sbaglio, rappresenta il plesso solare, e quindi questo respiro della reggia corrisponde anche al respiro dell'uomo, nell'archetipo di questo albero. Allora, come ci si muoverà in questo posto? Perché 172 ettari, ovviamente dovremmo poterci muovere, e chiaramente non possiamo immaginare che ci siano dei mezzi tipo macchine o qualcosa di inquinante. Quindi in questo momento abbiamo ipotizzato di creare queste che vedete segnate in marroncino, delle gallerie che adesso abbiamo simpaticamente nominato d'arti e mestieri, ma poi vedremo come si evolverà, che addirittura prendono 14 ettari di percorsi, e all'interno di queste ci si potrà muovere, collegheranno, come vedete, tutte le sfere, tranne la prima e l'ultima, ovviamente non a caso, e all'interno di queste ci saranno tutte le botteghe, tutti i laboratori, ma anche proprio la viabilità, quindi a piedi, in bici, con dei mezzi che probabilmente saranno elettrici. Su questo ancora dobbiamo lavorare. Abbiamo sempre detto che noi stiamo iniziando, ma un progetto molto grande, deve essere per forza un progetto corale, quindi aspettiamo con entusiasmo le persone che si uniranno per migliorarlo e per portare idee nuove. Tutto il percorso sono circa 9 chilometri. E quindi sono praticamente gallerie delle necessità, oltre che delle arti e mestieri. Qualunque cosa serva agli ospiti della reggia o anche a chi ci verrà a trovare, lo può trovare lì. Quindi dove si sistemano dalle verdure che si hanno coltivato al falegname, qualunque cosa la possiamo trovare in queste gallerie, che ovviamente non saranno subito tutte costruite. Noi stiamo partendo con l'idea di stabilire degli spazi. Poi man mano verranno riempiti, probabilmente molti spazi di queste gallerie saranno all'aperto, soprattutto magari quelli nel bosco, e lì ci potranno essere dei locali, dei ristoranti, delle zone dove fare aggregazione. Lo vedremo man mano. L'importante è che saranno tutte rivestite, anche questo, di verde rampicante, quando non sarà proprio terra. Questo ci serve anche per livellarle, cioè sono anche dei trade union tra i vari gradoni della reggia. Questi sono collegamenti, appunto, dove non saranno, cioè le parti più sottili magari avranno delle strutture che potranno mettere in risalto questi colori, questi fiori. Vedremo, sarà bello immaginarlo. Invece quelle più grandi magari ci saranno dei ponti sospesi, a seconda appunto di come dobbiamo mettere insieme questi livelli. Allora, qui abbiamo fatto
una specie di cartone animato, tanto per darvi l'occhio subito di quanto verde sarà questo luogo. E come vedete a nord invece tutti quei vetri che sono dedicati ai laboratori di ricerca. E invece a sud c'è quel fiorellino, quell'azzurro che è sopra, è una vetrata, quella vetrata che abbiamo visto prima, sopra la vasca delle anime, che abbiamo chiamato così. Tutti i gradoni intorno invece rappresentano un po' questi che, di cui vi parlava Dea, noi abbiamo chiamato giardini delle eredità, perché anche i termini abbiamo visto come sono importanti. Quando ci capita di parlare di villaggio sentiamo subito che un po' cala l'energia, invece con la Regia dei Sovrani ci torna. E così anche i giardini delle eredità vogliono essere per noi dei luoghi dove ricordiamo le persone che non ci sono più e che lasciano proprio la loro eredità, e troveremo un modo per rappresentarla e per poterla esprimere. E ci piace l'idea che tutto questo luogo, sia della nascita che del passaggio in un altro stato, sia all'ingresso. Bene, la Regia dei Sovrani in numeri. Abbiamo immaginato quindi un terreno di 172 ettari più o meno, di cui l'area abitativa abbiamo dedicato 12 ettari, e se la vedete sono quei gradini dove ci sono dei puntini azzurri, perché i puntini azzurri sono le vetrate, nel senso che tutte le case avranno alla fine del gradino la vetrata verso sud, quindi ognuno di noi che avrà un appartamento lì non solo avrà il suo giardino privato, ma avrà una vista sconfinata verso sud, ma anche dei lucernai, ovviamente. E nessuno interagisce, cioè può venire a guardare nel proprio giardino, perché ci tenevamo anche a un minimo di privacy. Quindi l'area per la permacultura invece sono circa 14 ettari, i parchi e giardini 11. Il giardino dell'eredità, che appunto è questo di cui vi parlavo a sud, sono 3 ettari, un po' più di 3 ettari. Il centro di cultura e benessere gli abbiamo dedicato una grossa fetta, quindi sono 5 ettari, così come alla zona delle anime, nel senso questa dove si nasce e dove ci si prende cura, che abbiamo dedicato altri 5 ettari. E le gallerie di arti e mestieri di abilità, 14, come dicevamo. La cosa che mi piace farvi notare è che il totale delle cose costruite, quindi chiaramente non i campi dedicati all'agricoltura, sono circa 38 ettari, cioè costruite delle zone dedicate alle costruzioni. Ma il totale di verde rimane comunque 170, perché grazie al fatto di voler utilizzare l'architettura ipogea e di stare in superficie, perché abbiamo la possibilità di lavorare su un terreno scosceso e quindi non dobbiamo andare scavare tutto sotto, ma scaviamo una fettina e poi la ricopriamo, Quindi nonostante mettiamo appunto 38 ettari, dedichiamo 38 ettari a vita e attività, quindi a cose costruite, rimarrà comunque 170 ettari su 172 di terreno verde. E credo che questo sia un risultato che ovviamente vogliamo ottenere, ma che faremo in modo di ottenere. Qui ci sono semplicemente delle immagini un pochino più grandi, ma questi sono disegni ovviamente anche un po' buffi, ma ad esempio qui potete vedere un po' di più queste divisioni leggere, bianche, che sono degli appartamenti che ad esempio in un pezzettino così piccolo abbiamo calcolato circa una cinquantina di appartamenti tra i 100 metri quadri e i 1000, quindi ancora tutti super divisibili nel caso fosse necessario. Intanto volevamo questi spazi grandi. Va bene, questa è la zona di cui accennavo prima. Non so, Dea, se vuoi dire qualcosa tu tra questo passaggio del maschile e femminile. Quello che io vi posso dire, questa idea dell'acqua che scende e che arriva dal nord, arriva verso sud, abbraccia con questa leggera forma a cuore
la zona maschile per andare a riversarsi verso il femminile, perché comunque ci piace questa idea, costantemente l'abbiamo cercata di riportare in qualunque parte, che due, cioè che da due arriviamo sempre all'uno, cioè che accogliamo le diversità e le riportiamo poi all'uno. Bene, credo sia finito intanto. Sì. Ti lascio così. Ti passo la parola. Puoi lasciare questa immagine lì sullo schermo, così è. Cinzia, puoi lasciarla questa immagine? Sì? La lasci fissa, ok. E allora, dicevamo, questa è la parte in basso della reggia, e nell'albero della vita la sfera più bassa è il femminile, Malkut, il regno, cioè quello che rappresenta il mondo materiale, il nostro mondo, insomma, qui. E la sefirah subito quella sopra è il maschile. Il maschile nella Kabbalah, nell'albero della vita, viene considerato come, diciamo, recipiente in cui viene raccolto tutto il flusso delle sfere superiori e viene introdotto dentro il femminile. E allora, una delle riflessioni che si era fatta fin dall'inizio era che nel passato, soprattutto nella cultura, diciamo, delle religioni monoteistiche, pensiamo al cristianesimo, l'Islam, ad esempio, nell'architettura vediamo che il maschile e il femminile non hanno nessuna connessione. Cioè, nell'architettura cosa vediamo? Il simbolo fallico che viene rappresentato nel campanile, nel cristianesimo, e nel minareto islamico. Allora, c'è un maschile che praticamente è un simbolo fallico, così, in erezione, lì, cioè che punta verso l'alto, verso il cielo, ma che non ha nessun collegamento e connessione col femminile. Femminile dove viene messo a livello architettonico? Nella chiesa viene rappresentato all'interno, nella cripta, quindi è sempre sotto, no? Cioè il maschile e il femminile non si incontrano mai, cioè il femminile sotto e il maschile che va verso l'alto da solo, senza nessun collegamento. La stessa cosa lo vediamo nella moschea. La moschea c'è il minareto, stessa cosa, simbolo fallico esterno che va verso l'alto. E il femminile dov'è? Il femminile è, adesso non ricordo come si chiama, sapete che i musulmani pregano verso la Mecca, no? E hanno un luogo dentro la moschea, anzi adesso però non saprei dove ho messo le immagini, vabbè. Comunque diciamo che all'interno della moschea c'è una specie di conca sul muro, con un luogo concavo che ha quasi, è come se fosse lo stampo del minareto, cioè è come se il minareto fosse il positivo e quello fosse il negativo, come uno stampo, no? La parte convessa, la parte concava. Quindi anche lì è come se il femminile fosse sotto, ma questo femminile e questo maschile non si incontrano mai. E questo è molto significativo, perché effettivamente la storia dell'umanità è questa, cioè sono migliaia e migliaia di anni che questi due universi, questi due mondi, noi siamo in un mondo dualistico, non si incontrano, se si incontrano sono in conflitto, cioè ancora non c'è la connessione, non c'è la connessione fra il maschile e il femminile, tanto è vero, il mondo va come va, è un mondo di separazione, di conflitto. E questo conflitto, secondo i maestri, ma questo lo troviamo in tutte le scuole spirituali, nella Kabbalah, è proprio il conflitto che c'è proprio fra l'uomo e la donna, fra il maschile e il femminile, il micro e il macrocosmo è collegato. Quindi addirittura c'è la riparazione dell'universo, secondo la Kabbalah, viene proprio nella riparazione fra il maschio e la femmina, cioè il modo in cui un uomo e una donna si accoppiano e procreano e portano la vita. Quindi il modo anche in cui avviene l'accoppiamento determina la qualità delle anime che si incarnano in questo mondo. Quindi addirittura nella Kabbalah, penso in molte altre tradizioni esoteriche, antiche, l'unione del maschile e del femminile è veramente,
è il cuore, è il centro di tutto l'equilibrio del nostro mondo. Infatti, per ricominciare anche un mondo nuovo, bisogna ricominciare da questo. E da fin dall'inizio ho detto, Cinzia, allora, dove collochiamo anche a livello architettonico, architettonicamente, nel nuovo mondo, nel nuovo paradigma, dove collochiamo il maschile e il femminile? Allora, nell'albero della vita il maschile e il femminile hanno dei luoghi precisi, cioè come dicevo c'è il maschile sopra, lì lo vedete lì, e il femminile è l'ultima sfera in basso, eccetera. Allora, questo maschile e femminile abbiamo capito devono essere uniti, quindi dov'è il maschile e dentro il femminile? Cioè questo è il posto, dove collocarlo? Cioè non come uno di qua o di là, no, sono uno dentro l'altro. E allora qui abbiamo voluto anche proprio esprimere a livello architettonico questa cosa, tutte queste cose che vi ho detto. E anche il senso del luogo, ad esempio, il luogo in basso, che ecco, per vedere il luogo in basso, questa qui è la vasca, una serie di vasche, dove praticamente adibite al parto, dove quindi le donne verranno a dare la luce le nuove anime. E perché dare tutta questa impostata al parto? Ah, ma che cosa, come dire, sembra quasi banale. E invece no, come dicevo, perché se noi ripartiamo da qui e diamo, se l'esperienza del parto diventa un'altra cosa, l'essere umano anche entra in questo mondo in un modo diverso, la sua esperienza è diversa. Quindi abbiamo capito che il parto deve essere già un'esperienza di una vita completamente trasfigurata. E quindi questa vasca con tutte le piante dentro sarà un luogo meraviglioso, fatto una vasca con tutte le vetrate che poi darà sul aperta verso l'orizzonte, quindi quasi una compenetrazione dentro la natura, eccetera, porterà sicuramente a vivere il momento della venuta in questo mondo in maniera completamente trasformata e diversa. Però poi allora appunto, cosa precede la nascita? La nascita precede l'accoppiamento, quindi l'unione del maschile e del femminile. E nella sfera superiore, quella del maschile, noi abbiamo deciso di dedicare proprio tutta quella zona lì all'unione del maschile e della femminile. Cosa significa? Che abbiamo previsto che ci saranno innanzitutto dei luoghi dove verranno dati proprio dei corsi dove le persone, le coppie, l'uomo, la donna, il maschile e il femminile, cioè cercheranno di incontrarsi, di scoprirsi a vicenda, cioè dove veramente si consacrerà tantissimo lavoro a riparare tutte quelle fratture, quelle memorie completamente sballate, deformi, che ci trasciniamo a taviche da generazione in generazione. Quindi un luogo di guarigione anche, di recupero, e in cui finalmente si farà sì che il maschile e il femminile, questi due mondi, si incontrino per portare la vita. Poi abbiamo previsto anche tutta una zona di stanze appartate meravigliose in cui vogliamo che verranno, come dire, date, come dire, affittate o messe a disposizione delle coppie soprattutto che vorranno procreare, cioè delle coppie che vorranno dare la vita in un altro modo, quindi che potranno, dei luoghi veramente adibiti a questo, in cui l'unione fra l'uomo, la donna, fra maschile e femminile non è più una cosa così come mangiarsi il sandwich al fast food, ma in cui si riscopra tutta la sacralità di questo atto, in cui si venga dedicato non solo il tempo, ma un luogo che vada veramente a aprire tutti i sensi delle persone e che possa veramente questa unione fra maschile e femminile sia al massimo della sua sacralità, come veniva concepita nell'antichità, ma ancora, io direi, ancora un livello superiore. Io penso che tutto quello del passato noi dobbiamo trascendere, cioè dobbiamo passare a un livello ancora superiore. Quindi anche questo è un luogo che verrà creato, un luogo proprio per la procreazione, per l'amore, quindi completamente dedicato a questo, in cui innanzitutto si esce da questo tabù anche, bigotto, e questo delegare come la morte, no? La sessualità è come la morte, come la nascita, sono quelle cose tabù
di cui non si parla, sono, se ne parla in segreto, di nascosto, che non fanno parte in qualche modo della nostra vita. Ma le cose vanno male proprio anche per questo. Quindi queste sono le prime due sfere della reggia. Poi tutte le altre avranno, ogni sfera sarà un luogo diverso con una funzione diversa all'interno di questa microsocietà. Adesso non ci soffermiamo a parlare di tutte le altre, perché sennò dovremmo parlare delle ore qui. Penso che così vi abbiamo un pochino accennato a questo per farvi capire che veramente si vuole arrivare a un ribaltamento di tutto quello che c'è stato e di arrivare a qualcosa di totalmente diverso. Anche perché se il rapporto fra il maschile e il femminile viene sanato e viene trasfigurato, viene vissuto nella sua pienezza, l'accoppiamento sarà ad un altro livello, le anime che verranno, anche come saranno concepite in un modo diverso, e quindi nasceranno delle anime diverse anche in un modo, e sarà tutto, cioè tutto è importante, qualsiasi aspetto della vita è fondamentale. Quindi ci siamo veramente resi conto che dobbiamo riparare tutto del che nella nostra società è tutto malato, quindi è tutto da guarire in qualche modo. E qui ogni cosa avrà proprio il suo luogo, i suoi strumenti, i suoi ambienti, cioè ogni cosa avrà quello che gli serve per esprimersi al meglio, ecco. Non so, Cinzia, se vuoi dire ancora qualcosa, no, poi lasciamo spazio alle domande. Eccomi. No, sono anch'io affascinata, perché parlarne per la prima volta così a qualcuno che non sa niente, mi rendo conto di quante cose dobbiamo omettere, non si sa bene a cosa dare importanza, ma questo sicuramente è l'aspetto dal quale abbiamo cominciato. E forse solo guardando questa immagine, indicando, quindi la vedete la freccia, sono contenta. La vedete, Dea, la freccia, sì. Questa zona qui sarà anche, essendo sotto a questa prima parte, la prima accoglienza, quindi noi immaginiamo che le persone che arrivino avranno una serie di filtri, prima appunto questo giardino dove li facciamo riposare mangiando della frutta, e poi andranno sotto dove ci saranno delle zone dedicate alla spiegazione della reggia, a presentare delle mappe, ma anche proprio a vera e propria prima accoglienza, perché è anche giusto rispetto a chi ci abita, chi ha già fatto tutto un percorso, non trovare in giro della gente che non ha fatto nessun percorso, e dare la possibilità invece a ognuno con i suoi tempi di coltivare questa possibilità, insomma, questi passaggi che ogni sfera ci porta. Infatti forse sarebbe carino dire qualcosa di questo, il fatto che ogni punto che stiamo progettando sia proprio un passaggio utile a una sorta di evoluzione, di comprensione, che chiaramente non c'è niente di obbligatorio, perché la prima legge è la libertà, l'unica anzi, ma proprio l'idea di offrire la possibilità a chi arriva di poter fare queste esperienze così riconnettenti, diciamo, mettiamola così. Direi magari di lasciare spazio a qualche domanda, perché così ovviamente qui abbiamo veramente detto qualcosina, perché ci sarebbe, certo, da dire tanto. Abbiamo detto qualche assaggino così per farvi condividere la progettazione di questo luogo meraviglioso, e niente, però lasciamo un po' di spazio alle vostre domande. Non so se è stato chiaro, se è stato confuso, cioè è importante il vostro feedback. C'è Francesco che vuole dire qualcosa? Sì, ah, volevo sapere qual è appunto il numero di persone medio previsto per
la Reggia? Gli abitanti, quanti abitanti? Non l'abbiamo ancora previsto. Abbiamo preso un grande spazio apposta perché ci abbiamo immaginato un grande spazio apposta perché ancora non è chiaro questo aspetto. Vediamo chi confluirà e chi sarà pronto anche per una cosa del genere. Ok. Allora, qualcuno, io ci sono diverse. Sì, posso fare una domanda, Dea? Prego, prego, ciao. Sì, ciao Dea. Veramente faccio complimento a voi due, siete straordinari, siete veramente. Sapete perché? Perché voi parlate con l'amore, parlate il linguaggio dell'amore, e allora è facile da capire. Bene, io quella parte del sud, che sarebbe l'ingresso, vediamo se l'ho interpretato. Sarebbe il primo ingresso che uno fa, dove viene spiegato come funziona tutto, cosa è questo, e come la preparazione in una nuova vita, in un mondo ideale. E allora, un passo alla volta, la persona, come mangiare un bel cibo, si viene familiarizzando, prendendo coscienza, e così poco a poco va entrando in tutte le altre cose. Sarebbe questo, vero? Non ho capito. Sì, certo. È così, e sia per rispetto per chi già vive, sia per chi arriva, che non venga sopraffatto, insomma, subito, ma che possa fare dei piccoli passi, quelli che sente. Sì, è perfetto quello, perché quello è un equilibrio. Quello è mantenere l'equilibrio, di non entrare a gamba tesa, diciamo, esatto. Ma è, diciamo, un adattamento a un'altra realtà. È la stessa adattamento che abbiamo oggi noi, con questa situazione che stiamo vivendo, adattarci a vivere in un altro sistema, un'altra forma di vita, perché il vecchio non torna più, ma c'è chi si adatta piano piano. Ma sono delle persone che non vogliono sapere niente, pensano al passato. Non è per loro, ma chi si vuole adattare piano piano, piano piano, a quella possibilità di farsi. Certo. Lo vedo perfetto. Grazie. Grazie. C'è Cristiana anche che voleva dire qualcosa. Sì, ciao. Cristiana. Ciao. Intanto proprio il cuore così putum, 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 cioè sono emozionatissima proprio, sono già lì e siete state grandiose veramente e anche nel spiegarlo, quindi proprio sono molto molto emozionata, anche perché condivido questa cosa che ho già condiviso con Dea tanto tempo fa ormai, nei miei primi scritti quando mi immaginavo nella Reggia, ho proprio il cuore che va a manetta, proprio scritto, vabbè non ve lo leggo tutto, però giusto il passaggino che dice mi occuperò, aspetta, mi dedicherò ad accompagnare le persone alla nascita e alla morte, poi non vi leggo altro, però veramente sì, molto molto emozionata, grazie. Ed è meraviglioso, proprio non ho parole. Bello, grazie. Grazie a te. Sì, e comunque, e volevo dire che proprio mi sto preparando perché l'ho scritto, ma già penso di partire a novembre per formarmi come accompagnatrice alla nascita. Chiaramente non sono ostetrica, non posso diventarlo il 448, però posso accompagnare. E grazie a Dio ho conosciuto anche una persona che si occupa proprio dell'accompagnamento alla morte e penso che cercherò di fare qualche formazione con lei che trovo molto interessante e niente, nella mia vita l'ho fatto naturalmente con tante persone, quindi è qualcosa che insomma mi tocca molto. Grazie ancora, un bacio a tutti. Grazie. Sai che voleva dire che l'appartamento più piccolo è di 100 metri. Guarda che io con 50 mi accontento. Bene, vi divideremo. Adesso abbiamo dedicato dello spazio perché in effetti sia io che Dea ci immaginiamo delle cose
un po' grandi, dove poter vivere in un altro modo, anche grazie alle forme, quindi queste forme auree, dare uno spazio diverso ad ognuno. Però a ridurre si fa sempre in tempo. Cinzia, dimmi l'indirizzo che parto questa sera. Ci trovi tutti, siamo già là. Allora, c'era chi è Giorgia Galasso che vuole... Sì, ciao, buonasera. Compare il nome di mia figlia, ma sono io, Gerolamo. Ah, ciao Gerolamo. Mi chiamo Gerolamo, chiamo da Milano, parlo, sono in collegamento da Milano e sì, sarebbe bello poterci incontrare, magari è anche uno degli obiettivi di quest'estate, in presenza. E poi ho chiesto anche dove, come dire, geograficamente, dove sono collocati questi luoghi, questo luogo, dove è collocato? Allora, per l'incontro, allora, probabilmente vogliamo organizzare un grande evento a Milano per ottobre. Ah, fantastico! Un teatro in cui faremo una presentazione ufficiale della legge, anche perché si spera a ottobre di avere anche il rendering proprio in 3D, quindi... E magari una tappa intermedia, come dire, sfruttare l'estate che abbiamo in corso? Ma incontrarti con chi? Con chi vuoi incontrarti? Con chi? Voi, con chi praticamente promuove questo straordinario progetto? E vediamo. Scrivimi in privato, scrivimi un'email, vediamo un attimo. Ok? E per quanto riguarda la seconda domanda, allora, io prevedo così, che sia nel nord Italia, esattamente dire dove non lo so, ma non ha questa grande importanza, potrebbe anche essere il centro Italia, per dire, non lo so, bisogna trovare, poi si troverà il terreno quello giusto. Ok. Sei partita dal labirinto, quello più grande d'Europa, tra l'altro è, come dire, appena nato a qualche anno, perché io non l'ho ancora visitato, però è sicuramente un luogo magico, un luogo molto interessante. Bello, sì. Devo dire che hai mosso anche delle emozioni rispetto ad altri luoghi, ai due luoghi che hai menzionato, che hai citato, quello di Mer, Auroville, tra l'altro ero giovane, avevo qualche anno in meno e mi capitò proprio di visitarlo, quasi non volevo più tornare. E conoscendo anche degli architetti molto bravi italiani che costruivano proprio volontari, come dicevi tu, e un luogo molto molto bello, molto sì, è un altro luogo che suggestivo, è stato fatto proprio dalle persone. Adesso a distanza di 30 anni così mi si ripresenta questo fiore mistico devo dire emozionante, molto bello, un progetto molto molto interessante. Beh, questo come a livello di società è molto più spinto di Auroville, adesso ripeto. Presumo, sì, credo proprio, penso proprio di sì, ecco. Fatte le debite proporzioni, Auroville era, come dire, ancora, era un prototipo, se vogliamo, rispetto a... Ma Auroville è stata progettata con la forma della galassia e poi certo. Madri Mandir è stato progettato. Il Madri Mandir, certo. C'è la cellula e l'interno della cellula. Quindi anche lì con l'architettura si voleva spiegare il materialismo divino di cui. Sì, sì. Però poi il modello di società di Auroville, insomma. Per certi versi ha funzionato, per altri no, non tanto, diciamo. E poi, anche se voleva essere qualcosa di un luogo evolutivo comunque per l'umanità, abbiamo visto questi due anni che fine ha fatto Auroville, purtroppo. Io ho perso i contatti da tempo, devo dire. Si parlava prima di utopia, perché... Come posso dire, sono collocati in questo genere di questo tipo di disegno, no? Di qualcosa che ci si auspica che possa, come dire, generare armonia e vivere appunto nell'armonia. È stato un primo passo. Ora non so bene sono passati 30 anni, 40 anni, quindi insomma. Allora, Auroville è stato un primo passo perché, sebbene Sci Aurobindo e Mer parlavano molto, ecco,
del fatto, mettevano molto accento sulla biodiversità e sul fatto che veramente ogni individuo è diverso, eccetera. Però poi di fatto in Auroville anche lì si sono riprodotti i soliti due modelli, cioè la gerarchia, perché comunque c'è una struttura gerarchica in Auroville, e l'omologazione un pochino, posso dire comunista, ma insomma, quell'omologazione che abbiamo visto in tanti sistemi totalitari. No, puoi dirlo tranquillamente. Certo, poi è un fenomeno al quale, insomma, come posso dire, appunto utopistico. Quindi, ma è utopistico perché allora... Può prendere delle pieghe come è successo, diciamo, come fenomeno sociale, ecco. Ecco, allora, secondo me, e prendo proprio spunto da questo per dire la differenza, ok? Auroville, secondo me, uno dei motivi per cui Auroville non ha funzionato come desiderava Mer, è perché Mer ha dato un'impostazione molto spiritualistica, cioè il lavoro che uno fa dentro di sé, e ci sta. Però quello che manca ad Auroville è una struttura di sociale, che ad esempio, questa è la differenza, noi oltre al lavoro che la persona, il singolo individuo fa su di sé, qui c'è anche proprio un modello sociale che è sul nuovo paradigma, non è sui vecchi. Capisco, sì, si comprende. È il superamento della struttura gerarchica e dell'omologazione. Cioè, tu una società... Cioè, come se non fossero stati pronti su questo aspetto che stai esprimendo adesso. No, infatti, anche perché Auroville, ad esempio, non c'è la moneta, quella dell'esterno, ma c'è una moneta interna. Quindi è lo stesso sistema, è il sistema monetario. Invece noi qui all'interno della Reggia non ci sarà più il sistema monetario all'interno della Reggia, ma c'è il sistema di libero accesso a risorse. Quindi la differenza, se pur portando avanti benissimo queste cose che sono già state conquistate, diciamo, qui c'è proprio l'idea anche della forma sociale che è diversa e che è tutta fondata sulla biodiversità e sull'unicità di ogni singolo individuo. Cioè, è veramente la sovranità qui non è solamente una parola. Qui ognuno è veramente sovrano. Meno male. E quindi... Meno male, e questo, ce lo auspichiamo, certo. Sì, non è solamente una cosa qua di bellezza qua, architettonica, eccetera. Certo, ad effetto. È la forma del contenuto, Ecco, se qualcuno vuole fare qualche altra domanda. Senti, qualche testo, perché vedevo prima, ci sono dei percorsi, ci sono delle... Pubblicazioni. Te l'ho appena scritto. Allora, io ho scritto due libri e sto facendo dei corsi di formazione. Qui, fra l'altro, questa sera ci sono diversi pionieri del nuovo mondo, dei primi due corsi che abbiamo fatto. E adesso a settembre riprenderemo comunque. Adesso sto dedicando questi due primi gruppi, che stiamo facendo un lavoro molto molto forte insieme. E quindi ci sono i libri, ma c'è soprattutto poi i corsi di formazione che sono personalizzati e poi sono, insomma, veramente, penso diano veramente gli strumenti per ripensare tutta la vita e la società veramente sul nuovo paradigma. Allora, ho capito. Grazie. Chi è Ernesto? Chi è che vuole alzava la mano? Grazie molte. Niente, grazie a te. Scrivimi allora per incontrarci. D'accordo. Grazie molte. Prego. Sì, Ernesto. Pronto, mi sentite? Sì, ciao. Pronto. Sì, ciao, salve. Sono Ernesto da Roma e volevo farvi i complimenti per quello che state facendo, ma oltre i complimenti, va proprio al di là. E la domanda che mi facevo è: come siete arrivati a progettare una cosa del genere? Come siamo arrivati? Io penso che, Cinzia puoi confermarmi oppure... Allora, io penso che anche il lavoro con Cinzia per me è già vivere nel nuovo paradigma, perché il modo in cui stiamo progettando questa Reggia non è secondo le vecchie modalità. A parte che la fortuna di vivere già nel nuovo paradigma già da 10 anni con i miei collaboratori di Madat,
e adesso anche con gli amici che stanno facendo la formazione, eccetera. Ma ad esempio con Cinzia stiamo già progettando un nuovo paradigma, nel senso che qui non c'è l'idea... Allora, facciamo un esempio col passato. Allora, come veniva la progettazione una volta, non so, di una reggia? C'era il monarca, il re, l'imperatore, insomma, convocava a corte tutti i saggi dell'epoca, tutti gli architetti, gli artisti, tutti i talenti, gli artigiani, cioè i migliori del suo tempo, e dava degli ordini, cioè di realizzarli appunto questo luogo, e tutti questi professionisti, questi talenti, si mettevano a disposizione del re per realizzare un luogo che soddisfasse tutte le sue richieste e attese, eccetera. E cercavano tutti di fare il meglio, perché bisognava realizzare il luogo per il sovrano, quindi... Adesso invece è un nuovo paradigma, noi vogliamo realizzare appunto anche una cosa altrettanto bella come le cose che sono state fatte in passato, ma non c'è più qualcuno che, come dire, che chiama, che dà degli ordini, che come dire, decide di fare per sé. No, qui è una creazione di genio collettivo, in cui noi anime ci stiamo attirando con gli altri, non c'è nessuno che ci sta chiamando, ci stiamo attirando proprio perché stiamo viaggiando alle stesse frequenze, e la creazione avviene proprio, come dicevamo, nella rete di connessione, in cui ognuno mette il suo talento, le sue competenze, e nel momento in cui i talenti e le competenze attingono, come dire, sono connesse alla stessa sorgente, le cose che si realizzano insieme hanno un potenziale, cioè che non potrebbe realizzare nessuno singolarmente. Quindi per me già con Cinzia è quello che sta avvenendo, noi siamo tutte e due connesse alla stessa sorgente e le cose le stiamo canalizzando, e però io ho bisogno di lei, ma lei di me, perché io senza di lei non sarei potuta arrivare a questo risultato, e lei neanche. Quindi è questo, non so come dire, questa è l'idea della rete, in cui ogni individuo è un aspetto prospettico ed è un ingresso, un accesso unico a una, come dire, un'espressione della mente divina. E questo penso che è il primo risultato, ecco, di come si può lavorare veramente insieme, cui fondersi di talenti, di competenze diverse, quando... ripeto, si attinge alla stessa fonte, vengono fuori delle cose meravigliose. E infatti poi questo progetto arriveranno, ci aspettiamo, tante altre anime con competenze diverse che altrettanto arriveranno a portare nuove idee, nuovi aspetti, nuove prospettive. Questa cosa diventerà l'espressione di un genio collettivo, ma di anime che in qualche modo si sono ritrovate, si scelgono e decidono di creare insieme. Ecco, è tutta un'altra prospettiva. E, cioè, nel vecchio paradigma cosa sarebbe avvenuto? Cioè, che io decido di fare un progetto, cerco un architetto, lo pago, gli dico guarda, mi devi fare così, 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 punto. E l'altro deve adattarsi alle mie esigenze, fa quello che io gli chiedo. Questo è il vecchio paradigma. Il nuovo paradigma non è così, cioè il nuovo paradigma siamo tutti co-creatori, e è proprio nel metterci insieme che viene l'opera di genio collettivo, in cui veramente i talenti arrivano a completarsi a vicenda, e quello che viene fuori è il superamento di ciascuno di noi, in qualcosa che è come quando un figlio, no? Un uomo, una donna, viene fuori un figlio, una terza cosa, una cosa diversa. Che non è né uno né l'altro, una terza cosa, è la stessa cosa un po' avviene qui, è una creazione questa, una co-creazione. Non so Cinzia se sei d'accordo. Sì, sì, assolutamente d'accordo. Ma certo, hai fatto benissimo, perché è stato proprio così. All'inizio appunto tu sei arrivata con dei concetti per me incredibili, e anche avevi in mente delle strutture, e poi insieme siamo arrivati invece un po' a canalizzare questo. Hai detto anche bene canalizzare, perché spesso ci siamo ritrovate che una aveva l'idea e l'altro diceva ma no, ma anch'io l'ho avuta. Ci facevamo vedere disegni simili,
Quindi ho detto va bene, ok, lasciamo andare tutte le riserve, tutte le barriere e accogliamo quello che viene. Cioè l'idea è stata proprio quella, avremo tempo per metterci dei paletti se serviranno, ma abbiamo cercato proprio di utilizzare meno possibile la mente. E una volta apprese le cose fondamentali e avendo questi strumenti di manifestare quello che sentivamo. E Dea, c'è una bella domanda, credo, c'è una persona che l'ha scritta due volte, quindi credo sì, che, okay. Che ci tenga proprio ad avere una risposta. E dice, nascituri in loco, che cultura avranno? Che cultura avranno? Cosa vuol dire che cultura avranno? Se vuole aprire il microfono la persona che ha scritto. Forse gli è caduta la linea di nuovo. Dice che ha dei problemi di linea. Forse pensa che noi abbiamo già un'idea di una cultura precisa o di nuove regole per questa legge, cosa che invece... Esatto, fin dall'inizio abbiamo detto di no, cioè che... L'unica cosa che ci terrà in comune veramente è questo senso di ritorno alla natura, nel mentre esaltiamo la nostra parte spirituale, quindi senza dogmi di sicuro. No, ognuno è diverso, abbiamo detto ognuno è diverso e certo. Ognuno è se stesso, quindi non c'è nessuna regola, nessuna norma, nessuno deve fare niente che fanno gli altri, cioè qui veramente ognuno è se stesso, nessuna omologazione, esatto. E sarà proprio il bello questo, perché una volta che io porto nel mondo, in questo posto, quello che è il mio, quello che sono venuta proprio a fare, che riesco a riconoscerlo, e ci sarà un bel lavoro anche per quello, ma una volta che l'ho riconosciuto, come posso non manifestarlo oppure pensare che qualcun altro potrebbe farlo al posto mio? Lo faccio e se ci sarà qualcun altro lo faremo insieme, ma sarà simile, non sarà la stessa cosa. Quindi... Credo molto che potrà essere veramente un nuovo esempio, un nuovo modello che ancora non abbiamo mai visto, mai esplorato. Esatto. E, qualcun altro vuole fare ancora qualche domanda, qualche feedback, qualcosa, condividere? Posso dire qualcosa? Sì, poi lasciamo Marta. Io penso che è molto semplice. Noi imbocchiamo un nuovo cammino, una nuova strada. Cerchiamo di allontanarci dalla dualità del passato per entrare nell'armonia. Pertanto, tutto quello che sia rispetto e armonia con quello che è visibile e non visibile, armonia con tutti. Se noi pensiamo, ognuno di noi, che vogliamo vivere in armonia, le cose vengono sole, perché la domanda, prima di chiedere la domanda, ce la facciamo noi stessi. Quello che io voglio, quello che penso, va bene per l'altro e per me, o per me e per gli altri? Di questo è il senso di tutto. Dopo, come è una strada nuova, tutto è nuovo, e nell'universo niente è fisso, tutto è innovazione. Noi camminiamo in quell'innovazione, ma sempre con quel concetto, l'armonia. Perché l'amore è allegria, è creazione, è filosofia, è tutto, è crescita costante, ma sempre in armonia. Pertanto qualunque cosa va bene, se va bene per tutti, se è dentro l'armonia. E noi vediamo i disegni che sono qui, che ci hanno fatto vedere voi due, cosa sono? Tutti disegni armoniosi, indipendentemente se uno conosce o no le misure auree, non bisogna neanche conoscerle. Guarda e che sensazione dà il suo cuore. Il cervello lascia da parte, che qui non interviene. Che aspetto dà a guardare questo? È una bellissima armonia, ti fa sentire bene, agio, vuol dire è pace, pace, pace. E chi cresce con questo... cosa può avere il suo futuro? Un futuro bellissimo, è molto avvantaggiato, perché noi veniamo di un retaggio, di una serie di cose dolorose per entrare in questo. Ma chi nasce qui dentro, nasce nell'amore
È tutto amore. Per questi bambini io vorrei crescere un'altra volta, rinascere in una situazione così, dei genitori che stanno qui dentro. Questo è dire che non avere paura per niente. E tutto è amore, allegria e vivere in armonia. Così lo vedo io, così lo sento, ma si vede. Tutto questo disegno è armonia, tutto armonioso. Non può essere d'altra forma. Grazie. Grazie a te, grazie. Grazie. C'è Marta, Marina e Flavio che vogliono anche dire qualcosa. Marta? Sì, volevo ringraziare. Ciao. Ringraziarvi sicuramente, è un progetto bellissimo che ha una trasuda sicuramente di armonia, come diceva la persona che mi ha preceduto, e di una certa complessità che è stata descritta e si vede, quindi poi si immagino si scenderà nei dettagli, avrete immaginato tante cose che non c'è il tempo stasera di discutere. Questo. Adesso è un momento in cui si parla di comunità, si parla di creare sinergie, reti, villaggi, ecovillaggi. E quello che mi domando è se la persona, allora, l'umanità diciamo, è quello giusto. Sembra tutto che ci abbia portato a crederlo. E la consapevolezza è diversa, no, nelle persone. Quindi anche voi come immaginate questo luogo sia gli abitanti? Come arriveranno gli abitanti di questo luogo? E come se lavoreranno prima una maggiore consapevolezza o sarà un luogo dove sì, continuare a lavorare sicuramente. Però ecco, come immaginate sì, chi abiterà questo luogo? Allora Marta, se ti rispondo, non so, ma di chi è che questo rumore? Il tuo microfono? Cioè, sento un buon... Sentite anche voi? Un rumore? Ok, ti rispondo. Allora Marta, io qualcosa come 10 anni fa ho avuto per 2 volte la proposta di finanziamenti per fare un ecovillaggio qua in Israele. E grazie a Dio non l'ho fatto, perché ho capito che prima di fare il luogo bisogna fare la comunità, cioè le persone che lo abitano il luogo. E come dico sempre, prima l'anima e poi il corpo, cioè le persone che abitano un luogo sono l'anima. Il luogo fisico poi è il corpo. Se tu hai il luogo fisico e non hai l'anima, è un corpo morto, perché un corpo senza anima è un corpo morto, un cadavere. Quindi non ti serve a niente un bel luogo meraviglioso se non hai le persone giuste che ci vivono dentro. Quindi da lì ho pensato che per cominciare veramente a, se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo prima creare un nucleo che vivrà in questo luogo. E non per caso io volevo cominciare con i corsi di formazione che poi stanno dando dei risultati che strabilianti, che hanno superato la mia veramente aspettativa migliore. E sta creando un nucleo di persone che vengono da luoghi diversi, però che ci siamo veramente ritrovati con un incontro di anime. Quindi penso che inizialmente il nucleo, il primo nucleo, si formerà molto prima che il luogo fisico prenderà corpo, diciamo. E sarà la conseguenza il luogo fisico. Già le persone, molte persone che sono qui questa sera, sono già parte di questo nucleo che abiterà questo luogo. E io penso che fondamentalmente il primo grande nucleo si formerà tutto così. Cioè sarà una questione di trovarsi in sintonia, ecco, di trovarsi veramente con le persone che veramente... Noi ad esempio con il primo gruppo di formazione abbiamo fatto un incontro dal vivo di 3 giorni e
che è stata un'esperienza che ci ha veramente trasformato. È stata un'esperienza iniziatica che non avevamo neanche programmato, e che ci ha trasformato veramente tutti, e penso che ha talmente sigillato i nostri legami in maniera così profonda che, non so, io sento, mi sento legata ormai a queste persone in maniera eterna, cioè proprio qualcosa che non può essere più irreversibile in qualche modo. Quindi io credo che sicuramente il nucleo grosso delle persone che abiteranno nella Reggia sono anime che si sono in qualche modo ritrovate e che quindi viene spontaneo che vogliano vivere insieme. Per tutte le altre persone, io prevedo che... prevedo che ci saranno dei passaggi, cioè ci saranno delle tappe. C'è una persona che vorrà entrare dentro la Reggia, verrà accolta tipo prima una settimana, poi 3 settimane, 3 mesi, 1 anno e via di seguito, in cui la persona sicuramente deve fare un cammino e deve innanzitutto vedere se veramente gli corrisponde questo tipo di modalità di società, se è pronto, se la persona veramente è in sintonia con gli altri, cioè ci dovrà essere un mutuo riconoscimento, penso. Quindi io credo che questo tipo di realtà non sia per tutti, cioè non è per tutti, è per chi è veramente pronto per fare questo salto, perché, ripeto, questa sera non ci siamo soffermate sul modello veramente sociale, perché abbiamo voluto più che altro soffermarci sulla mappa, quindi sul luogo fisico, ma il modello è quello che è rivoluzionario, e quindi per veramente ribaltare completamente tutti i paradigmi della nostra vita bisogna essere veramente pronti. E molte persone forse si troveranno più a loro agio ancora nel vecchio mondo, niente di male, cioè ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha anche il suo posto nel mondo. Ecco, non so se ho risposto alla tua domanda, Marta, sì, ok. Marina, voleva dire qualcosa? Marina? Prego. No, è scomparsa. Flavio? Ciao Flavio. Ciao, sì, eccomi. Innanzitutto volevo fare un complimenti a Cinzia, complimenti a te, veramente un lavoro impressionante, straordinario, veramente si traspira non solo la competenza, ma il cuore, come dire, sembra che abbiate messo, insomma, a colori nel progetto, una trasmutazione di una connessione spirituale. Ecco, quindi sento che siamo veramente in un momento importante, cioè si è innescato un processo, i tempi sono maturi, qui non si tratta dell'ecovillaggio dove la gente vuole scappare dalla società che stiamo vivendo adesso. Qui insomma, riprendiamo cose del passato e andiamo oltre, come hai detto te, quindi straordinario. Niente, andiamo avanti così, perché non ci fermiamo più assolutamente. Quindi utilissimo questo, perché sappiamo tutti il lavoro che stiamo facendo, come hai detto te, formazione nel creare l'anima. Questo però ci aiuta anche a vedere, visualizzare meglio un po' quello che ci aspetterà, non troppo nel futuro, perché, come abbiamo detto più volte, questo non è per i nostri figli, lo sarà anche per i nostri figli, ma per primi noi ci entreremo, quindi avanti così. Grazie di tutto, un abbraccio. Grazie. Marina? Mi sentite? Sì. Non so se mi vedete anche. Un pochino. Perché sto al buio, scusate. Buonasera a tutti quanti. Allora, mi piacerebbe sapere, sì, io penso che il mondo è tutto da rifare. Ecco. sono per l'amore incondizionato. Sono over 60, ho 63 anni.
e ho cambiato, diciamo, ho rincominciato la mia vita da capo un po' di volte, da sola, senza aiuto. E mi ritrovo davanti a un altro bivio, no? E mi piacerebbe, ho anche assunto delle qualifiche diverse nel corso della mia vita, mi piacerebbe sapere per le persone anziane, insomma, se avete previsto qualcosa, se io sono già in pensione, tra l'altro, se posso donare qualcosa di ciò che ho imparato, ecco, nella vita. E ho imparato diverse cose che vanno dall'alimentazione alla postura. Io sono qualificata posturologa e comunque al yoga, alla psicologia, alla meditazione. Insomma, mi piacerebbe donare ciò che so alle persone. Ho insegnato anche in centri yoga, ho insegnato posturologia agli anziani a domicilio. E la mia decisione, indecisione, è se sono in grado di donarla ad una comunità. Ho anche visitato diverse comunità, ma mi pare che siano tutte a posto per quanto riguarda la mia qualifica. Per cui pare che non c'è posto, se c'è già una persona che fa yoga, non c'è posto per altre persone che fanno yoga, perché sono tutte comunità piccole ancora. Credo che sia questo il motivo. E niente, insomma, mi piacerebbe sapere, ascolta, se c'è posto per un po' per tutti, magari. Allora, ascolta, posto c'è per tutti, nel senso che questo è un progetto, un contenitore grande, per tanti tipi di competenze, di cose, eccetera. Cioè, questa domanda, noi non stiamo facendo proseliti, cioè non è che noi dobbiamo venite, no, non funziona così. Qui, cioè, per arrivare a entrare, diciamo, in questa prospettiva, bisogna innanzitutto capire veramente che cos'è questo nuovo paradigma di società, prima di tutto, andare a approfondire, vedere se innanzitutto ti corrisponde, perché noi non abbiamo nessuna idea di fare una classica comunità. Cioè, proprio non ce ne può fregare di meno, come si dice a Roma. Ci sono già tante comunità, non vogliamo fare l'ennesima comunità. Questo è un progetto assolutamente rivoluzionario, è proprio un ribaltamento. Mi ha colpito molto la tua parola contro la gerarchia. Io tra l'altro so cosa significa, perché ho lavorato in un posto molto gerarchico. E quindi sono contro la gerarchia, sono per il rispetto di ogni persona, il riconoscimento delle proprie capacità, dei propri limiti, ma comunque il rispetto di ognuno. Sì, comunque ti dicevo, per poter entrare, allora, se uno può sempre apportare le sue competenze, non c'è, come dire, benvenuto. E per entrare però veramente ci bisogna fare un cammino, perché non è così semplice. Cioè non è che qui basta, venire, stiamo insieme, che bello, siamo tutti insieme. Non è così, bisogna veramente capire qui che cosa stiamo facendo e cosa vogliamo fare. Quindi... Ah, io, scusa se ti interrompo, prego. Un cammino me lo sono dato comunque nella mia vita e sempre in maniera non avrei mai pensato, anche credo evolutiva. Io sono oramai vegana da oltre 10 anni e comunque insomma non accetto, ecco, ad esempio questo tipo di paradigma ci può essere il vegano, ci può essere quello che mangia la carne, perché qui ognuno è diverso, cioè qui non abbiamo nessuna norma in comune, capisci? Sì, sì, no, cioè, ma io rispetto delle regole, quindi i cammini sono diversi, le esigenze sono diverse, le persone sono diverse, quindi
c'è chi è vegetariano, chi è vegano, chi è carnivoro, ad esempio. No, rispetto di ognuno. Certo sarebbe bello, ecco, tendenzialmente a appunto ricostruire un... Scomparsa. Marina? Andata via la connessione. Vabbè, intanto facciamo parlare Enrica. Marina, ti abbiamo persa. Stavo dicendo che mi piacerebbe appunto partire con il rispetto per tutti e anche per gli animali, ecco. Sì, certo, io rispetto tutti, ho anche una figlia adulta comunque che è onnivora, però sarebbe bello man mano, ecco, lasciar perdere, diciamo, l'uso del cibo animale, ecco, perché comunque sono esseri senzienti. No, ma allora, sicuramente, cioè, uno che fa un cammino evolutivo, è ovvio che va in una certa direzione, sempre più di rispetto delle creature. Io anch'io sono da tantissimi anni, sono vegetariana, non sono vegana, ma sono vegetariana, però... non è questo il centro, per quello ti dico, bisogna prima approfondire cos'è il nuovo paradigma. In questo tipo di società non ci sono regole uguali per tutti, ognuno è diverso. Abbiamo detto, noi vogliamo fare il passaggio dall'uguale per tutti al diverso per ciascuno. Cosa significa? Che non è nessuno sarà qua a filtrare il grado, non so, di criteri. No, cioè ognuno deve essere quello che deve essere pienamente se stesso. Quindi io ho scritto ad esempio un libro intero su questo, fra l'altro, Kabbalah per vegetariani e carnivori, in cui ho proprio, interessante, in cui ho spiegato che anche lì se no si entra nella lotta dualistica. I cammini sono diversi, magari una persona è più evoluta in un aspetto e su altri meno. Cioè, non è che si può fare una graduatoria, certo, in base all'alimentazione. No, ma ti ripeto, ho una figlia di 36 anni e è una persona... Comunque, qui noi non abbiamo, non abbiamo regole morali, non ci sono, ognuno ha le sue. Cioè, qui c'è il profondo rispetto dell'universo altrui. No, non voglio puntare il dito su nessuno, ogni persona ha il suo tempo. No, io volevo dirti la differenza fra altre comunità. Le altre comunità hanno delle regole in comune, hanno dei criteri, delle cose. Ecco, questo invece è proprio lo smontamento di tutte le regole comuni. Perché, per questo ti dico, se uno veramente deve capire se questo tipo di percorso, di questo tipo di modello di società è per lui, lo deve prima approfondire. Perché non va a stare insieme, ecco, questo che voglio dire. No, ma io sono una che va a fondo nelle cose, ho sempre studiato molto quando inizio un cammino. Se sei interessata, sei la benvenuta, ci mancherebbe, anzi. Grazie, poi ti seguirò, mi farai sapere come dovrò fare per accedere. Intanto potete scrivere in privato e... Abbiamo anche sul sito, li trovate, potete scrivere i contatti reggedeisovrani.com e potete anche lì contattarmi. Ok? Va bene. Grazie. Allora, grazie. Ciao. Enrica? Ciao, grazie. Ciao. Enrica? Non ti sentiamo, devi aprire il microfono. Enrica? Devi attivare l'audio. Devi attivare l'audio, ecco. Sì. Ciao a tutti, ciao Cinzia. Ciao. Complimenti per questa cosa bellissima. Conosco Cinzia. Grazie. Quanto? 32, 33 anni. Ho 20 anni più di lei, però lei è 20 anni avanti di me. Perché... Io sono visionaria, ma lei molto di più. Quindi questo progetto lo testimonia. Intanto che guardavo i vostri 9 chilometri di gallerie, pensavo che non c'è bisogno neanche di mezzi elettrici, perché ho conosciuto una persona, sempre parte di quelli che io frequento per il Nuovo Mondo, che ha messo
un dispositivo per andare a idrogeno sulla macchina diesel, quindi si potrà andare ad acqua in questa reggia meravigliosa. Per quanto riguarda i discorsi che facevate, che seguo parallelamente anche su altre cose, io penso che alla fine ci sarà poco da fare, perché c'è un sacco di buono già nel mondo e ci sarà il momento di passaggio in cui tutto questo buono si unirà magicamente come in un grande puzzle. Cioè non ci sarà neanche più bisogno di fare i ragionamenti, ma io faccio questo, ma io faccio l'altro, eccetera, eccetera. Secondo me il passaggio sarà poi un grande momento di integrazione naturale. In questo senso il cambiamento è epocale, perché lo sarà a tutti i livelli, chiaramente, no? Cioè, non potrà essere dal punto di vista alimentare, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista matematico. Ci sarà un momento in cui tutto quanto confluirà in un flusso, e in questo flusso, proprio perché sarà basato su un nuovo paradigma, non ci saranno più i sistemi vecchi di adesso, le suddivisioni, le cose che io temo da morire. Anche prima Marina diceva sono vegana, ma insomma ognuno esprimerà quello che dovrà esprimere in questo nuovo ordine. Per questo l'abbiamo chiamata Regia dei Sovrani, perché comunque l'importanza è veramente di sapere chi si è, di autodeterminarsi, e quindi ognuno di noi saprà se è il suo posto, se è in linea, se si sente, se è il momento o se deve ancora fare qualcosa o se vuole fare qualcosa. Cioè, è proprio importante questo aspetto, che è un posto già per persone che hanno... si sentono sovrani, che si sentono che sanno chi sono, cosa vogliono, non hanno bisogno che glielo dica qualcun altro. Assolutamente sì. Però sarà aperta, infatti vogliamo fare anche diverse zone accoglienza dove le persone possono venire a fare delle esperienze per provare, ma nel frattempo che si costruisce, tutti quelli che sono interessati adesso ne hanno di tempo per vedere se è la cosa giusta per loro. Esatto, quindi non lo so, io lo vivo così. Tu hai una visione a un livello di frequenza più alta, no Cinzia? Tu mi conosci da tanto tempo, io sono anche una persona molto pratica, e nonostante abbia visione, poi la praticità tante volte mi dà dei limiti, no? E in realtà questo cambiamento io trovo che dipenda anche molto dalla capacità di ognuno di noi di lasciare andare, cioè lasciare andare i vecchi schemi, proprio incominciare dalle piccole cose di tutti i giorni, per poi alla fine scopri che stai meglio, quindi lasci andare anche tutto il resto. Scusa Enrica, se mi permetti di fare una precisazione. Quello che dici è molto bello, ma secondo me è poco pragmatico. Dice che sei pragmatica. Questo discorso non mi sembra molto pragmatico. Perché? Scusa se permetto. Perché poi di fatto vedi che non è così, perché tu prova a mettere 5 persone insieme che devono fare un'associazione, che devono fare, non so, una riunione. Immediatamente come si prende la decisione? Come prendiamo le decisioni? Allora facciamo il presidente, facciamo il vice, facciamo il segretario, facciamo le votazioni. Allora prendiamo questa decisione, ecco, maggioranza che decide, allora poi... Tutti questi bei discorsi, sì, che siamo in un bel passaggio. Poi quando ci si mette davanti a una situazione concreta, pragmatica, di un processo decisionale, di un qualsiasi cosa, si ritorna sempre a riprodurre lo stesso modello, o no? Infatti è questo che allora, ti dico. Non succederà più, in un nuovo ordine, questo non succederà ma più. Ma prima di arrivare lì bisogna capire... che appunto la vita in comune può funzionare in un'altra modalità. Se noi non abbiamo, non capiamo come, perché di comunità nuove ne stanno nascendo come funghi, grazie a Dio, ma tutte le comunità
nuove che stanno nascendo poi riproducono sempre questi schemi, sempre, sempre, sempre. Io ti sfido a trovarmene una che non ricada in questi due schemi. Allora, cioè, ci possono essere le migliori intenzioni, le migliori idee, ma se noi non abbiamo anche uno schema, una struttura archetipale diversa che ci fa uscire da quegli schemi vecchi, non ne usciamo. Perché, ripeto, il problema si riproduce già con 5 persone, quando devono prendere la più banale delle decisioni. Chi decide? Come Infatti, decidiamo? se posso dire una cosa. Il problema non è chi decide, il problema è che cos'è la cosa migliore per raggiungere l'obiettivo. Okay. Superare l'aspetto personale, perché se non superi l'aspetto personale è difficile cambiare il paradigma, no? Chica, ma quello che volevo aggiungere a questo, che mi ha colpito moltissimo d'idea e che secondo me è così importante e innovativo in questo momento, è che lei ha studiato un sistema per superarlo, perché anch'io sono anni che sento tutte queste cose, che è importante sul lasciare andare, penso di essere campiona del mondo, campionessa proprio mondiale, ma mi mancava il come fare il nuovo. Cioè, quello che ho trovato nella conoscenza di idea è proprio questa semplicità che è riuscita a trasmettere, di tutte queste sue conoscenze invece molto complesse, ma è riuscita a trasmettere il come, cioè veramente una proposta concreta, nuova. Adesso abbiamo parlato della Regia, ma se tu leggi i suoi scritti o vedi qualcosa delle sue conferenze, veramente ha la capacità di esprimere un nuovo pratico che la maggior parte di persone, quando lo senti, dice: caspita, non ci avevo pensato, ma è così semplice. Ah, è vero! Quindi... Sono no, molto... ma non discuto su questo. No, no, nel senso che meno male abbiamo degli strumenti anche. Lasciare andare i vecchi schemi. Certo, ma è difficile se non ne hai uno nuovo. Se tu non ne hai uno nuovo, appunto, come lo lasci andare? Però nella mia esperienza, nel momento in cui lascio andare un vecchio schema, quello nuovo, faccio spazio, faccio pulizia, quello nuovo mi arriva. Facilmente, altrimenti non sarei qua. Sì, lo fa prima, chi dopo. È importante, comunque, dico, chi prima, chi dopo, chi in un modo o nell'altro, è importante riconoscersi. Poi, se c'è un modello, perché qualcuno è andato più avanti, ovviamente, esatto. Meglio ancora, indubbiamente sì. È uno dei passaggi, tutto qua. Comunque è bellissimo, questa progettazione qua è straordinaria. Bene, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Romina, voleva dire qualcosa? Ciao Romina. Sì, ciao, ciao. Allora, sì, mi associo a tutti i complimenti degli altri che vi hanno fatto, ma non sto, insomma, a dilungarmi in questo, è evidente. Quello che volevo dire è che secondo me è arrivato il momento proprio di impegnarsi personalmente nella realizzazione di ciò che vogliamo. Cioè, questo è un bellissimo progetto, sembra utopico, però c'è già una mappa, ci sono già delle persone che credono in questo e quindi direi che chi veramente ci crede deve impegnarsi appunto personalmente a far sì che ciò si realizzi. Da soli è vero non possiamo far niente, però se siamo tutti uniti sicuramente possiamo realizzarlo e anche prima di quanto ci aspettiamo. Io è la prima volta che voglio fare questa cosa per me, perché faccio sempre le cose per gli altri e quindi voglio viverci dentro, quindi bisogna far veloce perché ci voglia abitare. Tutti quindi ecco, direi che dobbiamo dobbiamo assolutamente andare al prossimo passo. Però io, oltre la mappa, brava, ma ad esempio siccome qui ho visto alcuni messaggi nella chat, no, di alcune persone che chiedevano delle cose più pragmatiche come piani finanziari, adesso non ricordo altri messaggi, cosa così. Allora, noi non siamo ancora innanzitutto in questa fase qua, prima di tutto, perché come vedete siamo nella fase ancora di progettazione, che prenderà ancora mesi, perché non è che è finita qua la progettazione. Cioè, immaginate che ognuna di queste aree noi dobbiamo progettare tutti gli interni e gli esterni nei minimi dettagli, perché anche lì ogni dettaglio sarà, come abbiamo detto, è la forma del contenuto, quindi non ci sarà niente a caso, nulla in questo luogo, eh. Sarà già la manifestazione nella materia, negli spazi viventi,
in cui noi viviamo, di tutto un nuovo paradigma. Quindi sarà già un nuovo mondo nel luogo fisico, che si esprime nel luogo fisico. Quindi per adesso è inutile che facciamo i piani finanziari, siamo ancora... Però volevo dire una cosa, Romina, riguardo a quello che dicevi. Se tu pensi che a marzo io ho cominciato a fare i corsi di formazione, a marzo avevo fatto i webinar in cui dicevamo, no, che i corsi di formazione, attraverso i corsi di formazione a Nuovo Paradigma, avremmo autofinanziato il progetto architettonico, no? Per arrivare poi al 3D, al video in 3D. E se tu pensi che in pochi mesi quello che siamo riusciti a fare, non solo quello che abbiamo fatto fra di noi, che per me è la cosa più importante, per me è più importante quello che abbiamo realizzato noi come gruppo che quello che stiamo facendo adesso, molto più importante, perché precede per me. Cioè, come dicevo, le anime, l'anima, il nucleo delle persone, per me è quello fondamentale, quello che farà veramente la regia dei sovrani, no? Però se pensi che in pochi mesi abbiamo già veramente avviato il progetto architettonico, siamo già in 3 mesi, abbiamo già fatto tutta la mappa, abbiamo già tutti i luoghi, gli spazi, le misure, eccetera, e che speriamo di riuscire entro ottobre di avere anche già parte del video proprio in 3D, e che quindi avere già una grossa fetta della progettazione, che siamo partiti da marzo da zero, cioè io sono partita anch'io senza un euro, e siamo arrivati fin qui, io vedo qualcosa di straordinario, del potenziale che abbiamo, perché qui chi è che ci può credere? Chi come noi, come gruppo, perché Romina è una, o Romina come Flavio, ecco, sono pionieri che hanno fatto la formazione, che sono ormai diventati parte integrante di questo progetto, sono miei collaboratori, non lo so, fratelli, non so neanche come definirli, insomma, siamo ormai una cosa sola. E quindi stiamo già facendo delle cose per me strabilianti in pochissimo tempo, quindi io sono convinta che come siamo riusciti in pochi mesi a fare tutto questo, arriveranno altre anime, altre persone, cioè arrivano le persone giuste come è successo fino adesso, e ognuna porterà qualcosa di diverso, cioè stiamo vedendo qui come ognuno è prezioso e uno è insostituibile, ognuno sta portando qualcosa a questo progetto, come dicevo è un'opera di creazione, di genio collettivo, però in cui ci stiamo scegliendo, qua non c'è il monarca che ci sta convocando a corte per fargli la reggia, no, qua siamo noi sovrani e noi ce la stiamo creando la nostra reggia, perché la sovranità sarà, la legalità sarà la condizione di vita di tutti noi, quindi quell'immagine del passato sarà la condizione della dignità umana, ecco. E quindi voglio dire, io penso che, non lo so, io sono convintissima che riusciremo a fare tutto il resto, ma io se penso solamente questo, allora cos'è che ci potrebbe rallentare? Solamente il flusso del denaro, ma se noi riuscissimo a canalizzare tutto il denaro che ci serve, cioè potremmo subito cominciare a comprare i terreni e già cominciare a costruire. Cioè non è che... È vero che sembra utopico perché ci sembra, oddio, ma quanti soldi avremo bisogno per realizzare una cosa così grande? Però abbiamo visto anche io ho fatto questi due esempi, no? L'esempio del Tempo Bai di Auroville. Hanno cominciato esattamente da zero anche loro. Quindi se più persone visualizzano qualcosa, se c'è una visione comune, cioè il potere che abbiamo di creare, è grandissimo, l'abbiamo visto questi anni, con l'inizio della formazione, no, parlavamo della creazione collettiva, che è stata in negativo, cioè noi abbiamo fatto passivamente, abbiamo creato questo delirio di 2 anni. Cos'è stata questa pantomima? È stato il frutto di una creazione collettiva, ovviamente è influenzata da cinema, immagini, media, cioè da anni, no, che hanno in qualche modo lavorato sul nostro inconscio, ma di fatto... Noi siamo stati co-creatori di questa follia. Allora, se abbiamo avuto questo potere, abbiamo altrettanto il potere di creare anche le cose che vogliamo creare, realizzare, materializzare. Lo scopo del percorso che abbiamo fatto è questo proprio, di diventare creatori, cioè creatori consapevoli, coscienti, cioè di usarlo veramente il nostro potere. E quando è potere è insieme agli altri, quindi visualizziamo uno stesso modello di mondo, cioè è esponenziale, non è solo il potere di una persona sola e non è neanche la somma dei poteri, è un'altra cosa, cioè è proprio esponenziale.
l'abbiamo visto nell'incontro che abbiamo fatto da Lorenzo. Io quindi a partire da questo sono assolutamente convinta che abbiamo tutto il potere che ci serve per creare quello che vogliamo. E questo è per me semplicemente la prima fase di questo processo di creazione. Scusate, ho parlato troppo. Qualcuno vuole dire qualcosa ancora? Ah, Albina. Ciao Albina. Posso? Prego. Ciao, è un piacere rivederti. Ti ascolterei per ore. Ah, sì. Ti ascolterei per ore, Dea, mi è proprio incantata. Questo progetto è emozionante veramente, è proprio qualcosa che rimani così, senza parole. E poi è bellissimo che tu hai messo il gruppo più del tuo bellissimo progetto, però l'umano l'hai messo avanti un po' a tutto quello anche che hai creato tu, la tua creatura. Questo veramente è bello. E poi volevo chiedere se facevi altre formazioni sempre con te, che progetti avevo. Non so se l'avevi detto, mi scuso se l'avevi detto. E grazie per la parola. Grazie a te. Allora sì, anch'io devo dire, io sono molto emozionata di questo progetto. Devo dire che ogni fase che facciamo con Cinzia proprio mi commuovo talmente, io lo sento pulsante, lo sento, cioè ha una forza questo, vedere queste immagini, cioè proprio qualcosa di veramente ispirato. Io trovo veramente questo progetto una canalizzazione divina, devo dire la verità, anche per come sta venendo giù e poi non so, non stiamo passando per la ragione io e Cinzia, stiamo sgomberando il nostro canale, lasciamo passare che venga giù questo progetto. Però per rispondere alla tua domanda, io adesso ho sospeso temporaneamente la formazione perché mi sto dedicando ai primi due gruppi, perché stiamo lavorando moltissimo, però a settembre facciamo ripartire corsi di formazione, che ogni corso dura 2 mesi e mezzo come minimo, poi c'è per chi vuole 1 mese di preparazione all'incontro poi dal vivo, che è veramente quello che dà la svolta. E il percorso, diciamo, della formazione poi in vista di quello che viene dopo. Ma io non so, magari se qualcuno, tanto che qui vuole anche fare una testimonianza dei pionieri, raccontare anche com'è stato, perché magari di cui io sembro troppo di parte, magari se lo dice qualcun altro posso parlare, che non ho la manina per danzare nel mio computer. Posso? Ciao Raffaella, sì certo. Sì, ciao. No, io sono una che appunto era indecisa se fare o no il corso di formazione, e meno male che l'ho fatto, perché effettivamente meno male che l'ho fatto, veramente la cosa più bella che potessi regalarmi, devo dire. Pensavo davvero, sono passati 3 mesi, ma sono stati una cosa incredibile, troggente. Adesso, mentre sentivo questa sera, vedevo questa presentazione, la sentivo familiare in qualche modo, sono travolta dalla bellezza, perché è qualcosa di meraviglioso, ma è una bellezza che ho riconosciuto, perché è quella che io ho immaginato e ho sentito proprio fisicamente mentre leggevo, mi confrontavo, poi riflettevo su di me attraverso il libro e il corso che sto facendo, che abbiamo fatto con Dea. Ma adesso devo dire che non mi sento neanche più una che ha affrontato un corso, oramai mi sento che sono dentro questo progetto, non so in che qualità, ma ci sono, insomma, di sicuro sono lì, sono dentro, e mi sento proprio davvero, come diceva anche Romina, che siamo, che dipende anche da me in qualche modo, senza paura di essere presuntuosa, nel senso che un pochettino dipende anche da me, per quanto riguarda la mia vita sicuramente, ma per quanto riguarda proprio quello che io posso portare, e anche comunque l'ampiezza che ho di cui ho preso visione. Ecco, ho preso visione della vastità della nostra
presa di potere, ecco, quando noi ci assumiamo il potere, quello che diciamo quando diventiamo sovrani, che poi è qualcosa che è sempre in evoluzione, nel senso che è un'acquisizione che faremo via via, però è proprio questo, siamo più consapevoli del nostro potere, e devo dire che finché uno lo fa nella, diciamo, nel chiuso della propria stanza, meditando, facendo le cose più o meno intelligenti e positive, ha una, diciamo, un impatto sulla propria vita e sul mondo. Ma farlo in un gruppo è qualcosa di molto diverso, soprattutto anche in un gruppo dove si riesce a salvaguardare la libertà e l'individualità di ognuno, perché io veramente ho una certa età e ho abbastanza esperienza di gruppi dove tu devi sacrificare qualcosa di te per rientrare nel bene del gruppo, no? No, non è così. Invece in un gruppo in cui tu sei valorizzato, ma anzi io devo dire che nel nostro gruppo, e qui ci sono delle testimonianze, non solo siamo stati rispettati nella nostra individualità, ma nel gruppo ognuno di noi ha avuto proprio lo stimolo, lo slancio per tirare fuori ancora di più le proprie capacità, e questa cosa ci ha sconvolto, ma in modo piacevole, e abbiamo visto tra noi, io ho visto delle persone trasformarsi, non solo su di me, l'ho visto proprio trasformarsi nel senso di prendere sicurezza, capire come in un modo proprio lampante e chiaro chi siamo e cosa possiamo fare in quel momento nel gruppo. È stata una cosa veramente magica, e penso che sia proprio quello. E abbiamo semplicemente favorito in un incontro di 3 giorni, certo in un bel ambiente, grazie anche a Lorenzo che è qua, ho visto, in un bel ambiente, in un bello spazio. Ma cosa possiamo fare in una reggia come quella lì? Io penso che veramente lì, anche quando qualcuno stasera chiedeva qual è la cultura per i bambini, ma lì i bambini basta farli nascere in un ambiente così, metterli al mondo, metterli in un ambiente così, e tutto avviene da sé, non c'è scuola che tenga a quel punto, la scuola è proprio quel mondo, è il mondo. E quindi davvero penso proprio che questo qua sia veramente un bel modello, che tra l'altro è molto partecipato da ognuno di noi, non è cosa che è definito. Tante volte vedo le persone cercano un modello, dei riferimenti chiari, definiti, perché se no non si capisce, se no siamo un po' destabilizzati. La cosa bella invece qua è che è un modello molto ampio, aperto, dove ognuno di noi può davvero portare la propria capacità, la propria peculiarità, e moltiplicarle nelle connessioni con gli altri. Non so se ho detto quello che volevo dire, però no, spero di essermi spiegata. Insomma, spiegare anche quello che stiamo vivendo agli altri, Raffaella. È difficile. Però devo dire che anche a me è cambiato la vita, devo dire, questo incontro che abbiamo fatto fra di noi, devo dire che è qualcosa di veramente per me sconvolgente. Ma io penso, l'ho sempre pensato, e ogni volta ne sono, la vita me lo conferma, quando una persona si sente non solo riconosciuta nella sua unicità, nella sua peculiarità, nella sua diversità, ma si sente non solo accolta, ma sente che gli altri hanno il sacro rispetto di questa sua unicità, perché capiscono che quella sua unicità è complementare, cioè va a colmare quelle mancanze che hai, no? Cioè l'altro ti completa, ti apporta qualcosa che ti manca, e viceversa, tu apporti qualcosa che gli altri non hanno. Allora, quando una persona si sente veramente riconosciuta in quello che ha di speciale, di unico, le persone danno il meglio di sé, diventano la migliore versione di loro stesse. Perché la società fa esattamente l'inverso, fin da bambini ci dicono
che devi essere come tutti gli altri, ma non ti devi distinguere, ma che ti credi di essere, ma siamo nessuno, sei piccolo, sei un peccatore, sei debitore, cioè continuano a castrarci, a farci diventare piccolini, no? Come parlavamo della cavalletta, no? dentro il barattolo, chiusa così, che salta fino al coperchio e niente, impara poi a saltare solo fino all'altezza del coperchio, anche se glielo apri dopo. È la stessa cosa, quindi quando l'individuo può veramente essere quello per cui è venuto in questo mondo, che è venuto, perché è venuta un'anima qui? Perché qualcosa è un'emanazione unica di Dio, unica, un pensiero unico che non si ripeterà più, come il DNA è unico. Vabbè, adesso lo vogliono modificare, vogliono fare lo stesso DNA uguale per tutti, hanno già fatto i vaccini uguali per tutti. Ecco, io vedo questo, Raffaella, vedo che le persone diventano, danno il meglio di sé, perché finalmente possono essere quello che sono, senza dover sempre adattarsi a un modello, a soddisfare delle aspettative, a essere secondo quello che gli altri vorrebbero che tu fossi. Cioè, per me è vincente per questa cosa qui, perché è molto più vicina alla verità di ciascuno di noi. Poi non so se anche io faccio fatica a esprimere, però se ci sono tante persone, scusa, grazie Raffaella, è stato bellissimo la tua testimonianza. Allora, c'era Daniela? Hai la manina alzata? Ciao. Ciao Dea, ti seguo da 2 anni, ti sto inseguendo da 2 anni. Ah sì? No, volevo dirti che mi è accaduta solo questa cosa simpatica, mentre tu parlavi io stavo facendo un collage, ritagliavo delle immagini sul giornale, e mentre hai nominato la parola creazione, sono finita su una pagina del giornale dove c'è scritto Dream, Create, Connect. Niente caso. Mentre hai illuminato la parola creazione, sono finita su questa pagina Dream, Create, Connect. Vabbè, quindi, basta. Ecco. Quindi sei invitata a creare anche tu. Sì. Grazie. Bene, grazie a te Daniela, grazie, ciao. Loredana, ciao Loredana, come stai? Meglio? Ciao Dea, ciao a tutti quanti, sì sto meglio, grazie, anche se la voce è un po' così traballina. Comunque, la mia testimonianza da primo gruppo, 3 giorni da Lorenzo, diciamo che un po' tutto l'assieme, di cui 3 giorni sono stati un pochettino l'acme, non so se è scomparso, se mi sentite. Mi sentite? Sì. Sì, ah, ok, sì. Adesso vedo, ciao Romina. Diciamo che io ho sentito una accelerazione molto forte in quello che per me è il cammino I maiuscola, cioè Gnosi e Auton, cammina incontro a te stesso, mettiti sulla strada del tuo Dio, non del mio ovviamente. E questo è stato veramente rivelante, soprattutto mi riconnetto con quello che diceva Dea poc'anzi, la possibilità enorme di poter, in questo nuovo mondo che noi stiamo creando, di poter abbracciare tutto, anche il sassolino nella scarpa un po' scomodo, quella parte lì che non vorremmo vedere, riconoscere l'ombra e abbracciarla, poterla persino ringraziare. Io sto facendo questo lavoro su di me e anche attraverso di me verso gli altri, ovviamente, perché tutto, viviamo in questo immenso gioco di specchi dove anche la parte un po' stonata ci sta a meraviglia, la posso abbracciare, significare, per me è un cammino di significanza. E questo per me è importantissimo. Noi non siamo perfetti, ma dobbiamo legittimare le nostre parti. Legittimare per me è parola sacra. È parola sacra perché significa dare, riconoscere il diritto ad esistere, così come lo facciamo nei confronti magari di un bambino, magari che nasce non dotato così come noi ci aspetteremmo.
E perché? Perché se, se noi riusciamo a dare significato, cioè riconoscere un signum, un valore anche in tutto ciò che si manifesta. Ecco, per me questa è una enorme occasione, per cui grazie Dea e grazie soprattutto anche a Cinzia di questa meravigliosa risonanza che ci state permettendo di vedere, di ritrovare, come diceva Raffaella e come diceva Platone qualche anno prima, ogni vera conoscenza non è che una riconoscenza, perché c'è già dentro di noi. Questa è la mia testimonianza, per cui solo un grande abbraccio a tutti. Grazie Loredana, grazie, un grande abbraccio anche a te, grazie, ciao. Grazie. Ciao. Cinzia e Flavio, poi ci salutiamo, va? Cinzia, ciao. Ciao bella. Qui abbiamo tutti i pionieri qua. Non ti sentiamo, devi aprire, devi attivare l'audio. Ci sono. Ecco. Ok. Ciao a tutti. Io sì, faccio parte del primo gruppo di formazione. Volevo aggiungere veramente due cosine. Sono entrata in punta di piedi in questo gruppo, nel senso che con tanta curiosità di capire effettivamente cosa fosse questo nuovo paradigma, e non solo ne sono rimasta estasiata, ma alla fine del percorso, con l'incontro fisico con tutti i miei compagni, ho detto: ma il nuovo mondo è qui, è già qui. Non c'è bisogno di crearlo, siamo noi. Ci serve un luogo dove poter condividere insieme queste nuove sensazioni, questo modo comune di concepire il vivere, ma è già qui. Quindi a quelli che hanno chiesto come si fa, dove sta, lo abbiamo creato e, come diceva Dea prima, siamo anime in connessione, ci stiamo incontrando, stiamo viaggiando sulle stesse frequenze e ci stiamo attirando tra di noi. E io sono convinta che saremo sempre di più, perché sembriamo una minoranza e invece no. Invece siamo una maggioranza silenziosa. E io in questo periodo sto lavorando con sforzo, molto, nel vecchio, perché cerco le risorse che ci servono per creare quello che stasera abbiamo visto, che è qualcosa di... non è un sogno, è di più. È l'essenza. E quindi noi ce la meritiamo. Penso che ognuno debba fare un piccolo sforzo. È vero. Sì, credo di sì. No, noi ce lo meritiamo proprio. Ce lo meritiamo, sì, sono d'accordo. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, niente, ci aspetta. Dobbiamo andarcelo a prendere. Lo stiamo facendo. Andiamo. Sì, soltanto questo, quindi è già qui. Dobbiamo solo, ecco, sgomberare di più i canali. È vero, sgomberare i canali. Sì. E poi via via, secondo me, si arriveranno anche tante altre anime. Ci sono tante altre anime che aspettano, che stanno, che sono anche loro, cercano veramente un contenitore, un progetto, una visione in cui canalizzare anche le proprie aspettative, i propri... sforzi, le proprie energie, proprio. Quindi sicuramente il nucleo, questo nucleo via via sono convinta che crescerà, e anche come dici tu di intensità, perché poi hai visto che è a crescere. Io adesso mi aspetto che il prossimo incontro faremo ancora, saliremo ancora un altro livello, perché questo poi sì. È veramente quando si attiva il nostro potere, si sale di livello. Come diceva Lorenzo, quando si fanno
si attraversano certi portali e non si torna più indietro. Non si torna indietro. È irreversibile, vero? Lì, eh? È irreversibile. Irreversibile. È irreversibile, sì. È quello che è successo per noi e non si tornerà più indietro. Io spero che neanche ci fermeremo, che andremo avanti. Infatti sarò da stimolo per ogni volta salire di... come la reggia è fatta a gradoni, no? A terrazze, così. No, ci stiamo lavorando, dai, ci stiamo impegnando un po' tutti in questa cosa, a cercare le risorse, vero. Quindi no, ce la facciamo, è già qui, andiamo. Sì, sì, infatti cioè, per me il nucleo grazie delle persone è la cosa più importante, per me è riuscita quella, il resto... È la prima cosa. E quello che stiamo già vivendo è già un nuovo mondo, lo stiamo già vivendo sì. Fra di noi, esatto, è quello che è fondamentale ed è quello che non avevo 10 anni fa quando mi volevano finanziare il progetto, non avevo il nucleo delle anime, quindi ho fatto bene a dire di no. Grazie a Cinzia, grazie a tutti, un abbraccio. E Flavio e poi... L'ultima domanda, poi ci salutiamo. Ok, mi sentite bene? Sì. Ok, sì, volevo ecco, un paio di spunti sul percorso che abbiamo fatto, ecco, dalla mia prospettiva. Così magari per chi non è, chi è nuovo può suonare un po' strano, no? Corso di formazione, professore... contributo per fare il corso qui si va oltre, nel senso che per me è stato, e credo per tutte le persone, è stato un po' un richiamo, una necessità di voler dedicare del tempo per se stessi, per diciamo, un tempo di crescita, quindi in cui c'è sicuramente l'aspetto economico di voler sostenere il progetto in questa fase, perché chiaramente... c'è bisogno di autofinanziarci in questa fase e l'altro è un prendersi del tempo per se stesso per fare un percorso in cui si condivide con altre persone che stanno, diciamo, sulla stessa frequenza. Quindi questa esperienza è stata determinante. Chi sentirà di voler parteciparvi nei prossimi lo sentirà semplicemente, qui qua non si fa promozione, qui si condivide un progetto e chi deve farne parte ne farà parte e ne verrà naturalmente spontaneamente attratto, al di là di senza qualunque critica che uno possa voler muovere. E questo è io mi sono sentito come un ritrovare componenti di una famiglia non di sangue, ma chissà da quanti generazioni, quanti reincarnazioni, chissà, insomma. E quindi sì, è stato potente, un'iniziazione, un accogliere, un coccolarsi, un riconoscere le debolezze, i talenti degli altri, un conoscersi meglio, insomma, poi, no, nulla di più straordinario, quindi niente, veramente una esperienza che auguro a tutti e questa è la mia un po' testimonianza. Bene, andiamo avanti, questa cosa si realizza. Grazie. Senza dubbio. Sì, sì, no, ma anche io sono convintissima. Grazie alla testimonianza. Allora io direi che... Grazie a tutti. Sì, direi che ci possiamo lasciare. Allora, chiunque vuole informazioni, interessato in qualche modo a interagire con questo progetto, qualsiasi cosa, insomma, per contattarmi, o un gruppo Telegram, Il Nuovo Mondo, oppure... potete andare direttamente sul sito, che è un sito ancora in costruzione, però diciamo in grosso c'è reggedeisovrani.com e lì potete anche scrivere direttamente, oppure vi lascio anche la mia email deaeretica@gmail.com, insomma, quindi chi vuole essere in qualche modo coinvolto, in qualche modo, oppure vuole approfondire questo progetto, ci può contattare. Adesso
il prossimo step per tutti quanti a ottobre, perché a ottobre pensiamo di presentare ufficialmente, ripeto, la regia, e speriamo di avere anche il render 3D, il video, a Milano, in teatro, e poi molto probabilmente ci sarà anche una presentazione ufficiale su BioBlu. Quindi stiamo lavorando tantissimo a tutto questo, ci sarà anche la terza edizione del libro, che cambierà anche titolo, adesso è verso il nuovo paradigma, ma abbiamo cambiato anche il titolo. Ma sarà una nuova edizione in cui però inseriremo già quello che abbiamo fatto sulla mappa, cioè la mappa del... spiegheremo proprio le prime fasi della progettazione della reggia, e poi la prima esperienza che stiamo facendo proprio come nucleo propulsivo durante questi corsi di formazione, quello che sta nascendo fra di noi. Quindi sarà, via via ci saranno delle edizioni aggiornate, perché questo è un progetto in evoluzione, ovviamente. Quindi vi ringrazio per chi è rimasto fino adesso, siete stati bravi a rimanere fino alla fine, e niente, per qualsiasi cosa sono a disposizione. Grazie a tutti, in particolare a Cinzia, grazie di questa meraviglia, e grazie che ci sei. Penso che appunto non potevo fare la reggia prima di incontrarti, quindi doveva avvenire prima questo incontro, e adesso è stato possibile anche grazie a te. E va bene, grazie di cuore a tutti quanti, e spero di vedervi dal vivo prima possibile. Presto. Ciao, grazie a tutti voi. Grazie a voi. Ciao. Grazie, grazie a voi. Te, grazie a tutti. Ciao. Buonanotte, a prestissimo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Yeah.